Il campo magnetico della Terra nasconde una storia affascinante. Si sta indebolendo giorno dopo giorno. Infatti, lo sta facendo da oltre 3.000 anni. E se questa tendenza continua, potremmo trovarci in qualche guaio entro un millennio. Che cosa significa? Il nord magnetico diventa sud e viceversa. Folle, vero? Quando ciò accadrà, lo scudo magnetico protettivo del pianeta potrebbe indebolirsi, permettendo a più raggi cosmici di raggiungerci. Queste particelle ad alta energia provenienti dall'universo possono causare malfunzionamenti elettronici nei satelliti e produrre elementi dannosi per noi. L'ultima volta che si è verificata un'inversione di polarità è stata tra 772.000 e 774.000 anni fa. Fortunatamente dell'umanità fanno parte persone intelligenti che stanno studiando la storia del campo magnetico terrestre. Prelevano campioni di sedimenti dal fondale marino e studiano la magnetizzazione dei fossili per capire quando queste inversioni si sono verificate e quando potrebbero ripetersi. Un altro gruppo di ricercatori sta studiando l'anomalia del Sud Atlantico, SAA, una vasta regione del campo magnetico terrestre circa 3 volte più debole del campo ai poli. Utilizzando dati provenienti da numerosi satelliti, stanno cercando di capire cosa sta causando la SAA e come potrebbe cambiare in futuro. Potrebbe darci un'idea di come un campo magnetico indebolito possa influenzare i satelliti e il pianeta. Certo, la nostra generazione non assisterà a questi cambiamenti, ma è curioso immaginare come potrebbe apparire il pianeta a testa in giù, magneticamente parlando. Gli astronomi della NASA hanno anche annunciato che tra 4 miliardi di anni la galassia della Via Lattea avrà un notevole rilancio, dopo una collisione cosmica che cambierà le cose. Non sto parlando di un piccolo incidente, ma di una collisione titanica con la galassia vicina, Andromeda. Il Sole potrebbe essere scagliato in una nuova regione della galassia. Tuttavia, la Terra e il Sistema Solare non ne saranno seriamente colpiti. Sembrerebbe difficile da credere. Com'è possibile? Il telescopio spaziale Hubble ha effettuato alcune misurazioni accurate del movimento di Andromeda. Sebbene le galassie si scontreranno l'una con l'altra, le stelle all'interno di ogni galassia sono così distanti che non collideranno con altre stelle durante l'incontro, ma saranno lanciate in diverse orbite attorno ai loro nuovi centri galattici. Secondo le simulazioni, il Sistema Solare verrà probabilmente gettato più lontano dal nucleo galattico di quanto sia oggi. Metti da parte il telescopio, è inutile fare il conto alla rovescia. Questo evento è previsto tra circa 4 miliardi di anni, quindi le nostre possibilità di esserne testimoni sono pari a zero. Saturno sta perdendo i suoi anelli. Fortunatamente non saremo qui a osservare questo triste evento. A quanto pare, gli anelli finiscono su Saturno sotto forma di pioggia polverosa di particelle di ghiaccio, sotto l'influenza del campo magnetico del pianeta. Secondo le ricerche della NASA, la pioggia di anelli sta drenando ogni mezz'ora una quantità di prodotti acquosi dagli anelli di Saturno tale da riempire una piscina olimpica. L'intero sistema di anelli sarà probabilmente scomparso tra 300 milioni di anni. Gli scienziati ritengono che dovremmo considerarci fortunati a poter osservare il sistema di anelli di Saturno, poiché sembra essere a metà della sua vita. Ma se si pensa che gli anelli attorno ai pianeti siano tutti temporanei, c'è la possibilità di esserci persi i giganteschi sistemi di anelli di Giove o quelli di Urano e Nettuno. Questi pianeti hanno attualmente solo anelli sottili. Gli scienziati hanno discusso a lungo se Saturno si è formato insieme ai suoi anelli o se il pianeta li ha acquisiti in seguito. Nuove ricerche favoriscono il secondo scenario, indicando che è improbabile che siano più vecchi di 100 milioni di anni, mentre Saturno stesso ne ha circa 4,5 miliardi. Cosa ha causato la comparsa degli anelli? Ci sono diverse teorie. Una suggerisce che potrebbero essersi formati quando piccole lune ghiacciate in orbita attorno a Saturno sono entrate in collisione, forse a causa del fatto che le loro orbite sono state scombinate da una forza di gravità esercitata da un asteroide o cometa di passaggio. Chissà come potrebbero sembrare gli umani in futuro. È improbabile che vedremo cambiamenti significativi nella nostra vita, ma facciamo un viaggio nel futuro e riflettiamo su ciò in cui potremmo evolverci. Diventeremo cyborg con ogni sorta di impianti meccanici? O forse una specie ibrida di esseri biologici e artificiali? Per capire la nostra evoluzione futura, dobbiamo dare uno sguardo al passato. 1 milione di anni fa, l'Homo sapiens non esisteva. C'erano però alcune specie simili, come i Neanderthal.
Facciamo un salto fino ad oggi, in cui l'uomo è diventato più alto e robusto. Forse in futuro diventeremo più piccoli per conservare energia, dato che si prevede che il pianeta sarà sempre più affollato. Parlando di pianeti affollati, vivere in queste nuove condizioni significherà adattarci e velocemente anche. Interagiamo costantemente con molte persone e ricordarne i nomi sta diventando una competenza fondamentale. Per fortuna, la tecnologia potrebbe darci una mano con impianti cerebrali che miglioreranno la nostra memoria. In futuro potremmo avere anche tecnologie evidenti nel nostro aspetto. Immagina di avere un occhio artificiale con una telecamera che può leggere diverse frequenze di luce. Anche se la previsione di un milione di anni nel futuro è pura speculazione, possiamo utilizzare la bioinformatica per fare previsioni sul futuro immediato. Le tendenze demografiche suggeriscono che le aree urbane diventeranno geneticamente più diverse, mentre le aree rurali lo saranno di meno. E riguardo allo spazio? Se colonizzassimo Marte, i nostri corpi potrebbero cambiare a causa della minore gravità. Forse avremo braccia e gambe più lunghe o persino peli isolanti sul corpo, come i nostri cugini Neanderthal. Nel futuro anche la Luna vivrà cambiamenti drammatici. Non vedremo neanche questi, però. Tra circa 5 miliardi di anni le cose si faranno davvero interessanti in questo angolo dell'universo. Per ora il Sole si rilassa nella sua fase di sequenza principale, bruciando idrogeno come se non ci fosse un domani. In futuro, durante la fase di gigante rossa, il Sole si gonfierà come un pallone fino a quando la sua atmosfera raggiungerà e ingloberà Terra e Luna. Il nostro satellite naturale, che si sta già allontanando dalla Terra, sarà deformato sotto l'influenza del Sole. La sua orbita diventerà storta e finirà più vicino alla Terra durante la fase di Luna nuova rispetto a quella di Luna piena. Ma c'è dell'altro. La Luna continuerà ad allontanarsi dalla Terra fino a quando non le serviranno quasi 50 giorni per orbitarle intorno. Mentre il Sole continuerà il suo viaggio, la sua atmosfera trascinerà la Luna e causerà il decadimento della sua orbita. Infine, la Luna verrà spezzata in un anello di detriti che circonderà la Terra. Montagne, crateri, persino le impronte dei piedi e le bandiere che abbiamo lasciato lì, sarà tutto sparso nel campo di detriti. C'è la possibilità che il Sole perda abbastanza massa da risparmiare la Terra e la Luna da un annientamento totale. Addirittura, se siamo davvero fortunati, il Sole perderà il 20% della sua massa e saremo al sicuro. Al momento è tutta teoria, dato che non abbiamo mai osservato una stella gigante rossa in questa fase. L'universo stesso potrebbe diventare completamente buio. Gli scienziati non possono predirlo con assoluta certezza, ma possono fare delle ipotesi. Al momento l'universo ha 13,77 miliardi di anni ed è tuttora in piena produzione di nuove stelle, a destra e a manca. Si dice che dopo circa un bilione di anni nascerà l'ultima stella. Quest'ultima sarà una piccola nana rossa, solo una frazione delle dimensioni del Sole. Queste stelle sono campionesse nel vivere a lungo, sorseggiando lentamente l'idrogeno per mantenere attive le loro reazioni di fusione. Ma nemmeno loro possono durare per sempre. Tra circa 100 bilioni di anni anche quell'ultima luce si spegnerà. L'universo sarà buio e solitario, ma per fortuna non saremo qui ad assistere al suo lento dissolversi. È successo tanto, tanto tempo fa. E lontano, molto lontano, dal nostro pianeta, in tutto l'universo. Una potente esplosione di radiazioni gamma, durata solo mezzo secondo, che ha rilasciato un'enorme quantità di energia, più di quanta ne avrebbe prodotta il nostro Sole in 10 miliardi di anni. Questo breve flash ha illuminato tutto il cielo, successivamente sostituito da un bagliore molto più delicato e persistente. Osservando questa luce affievolirsi, gli astronomi sulla Terra hanno notato uno strano segnale infrarosso, invisibile all'occhio umano, percepito dagli strumenti come fonte di calore. Dopo aver esaminato il fenomeno con raggi X, radio, strumenti ottici e infrarossi, il team di astrofisica ha tratto una conclusione scioccante. L'umanità era stata testimone della nascita di una nuova magnetar, per la prima volta in assoluto. Questa magnetar si è probabilmente formata dalla fusione di due stelle di neutroni. Ne è risultata una kilonova, una delle più grandi e brillanti esplosioni stellari. La sua luce ha finalmente raggiunto il nostro pianeta il 22 maggio 2020.
ma sto correndo troppo. Che ne dite di capire prima cosa sono tutte queste nova, magnetar e stelle di neutroni? Immaginate una stella massiccia, almeno 5 volte la massa del nostro Sole, raggiungere la fine del suo ciclo di vita perché ha esaurito il suo combustibile nucleare. Quando succede, la stella inizia a raffreddarsi, la pressione all'interno scende e la gravità comincia a comprimerla verso l'interno. Poi una massa circa 1 milione di volte quella del nostro pianeta collassa in 15 secondi. Succede tutto così velocemente che un'enorme onda d'urto fa esplodere la parte esterna della stella, producendo un'esplosione di luce accecante. Questa potente esplosione si chiama supernova. Ciò che rimane è un nucleo incredibilmente denso con un'enorme nube di gas caldo, chiamata nebulosa, che si espande intorno ad esso. Se la stella è stata abbastanza massiccia, più di 10 volte la dimensione del Sole, è probabile che si trasformi in un buco nero. A proposito, quando una stella di dimensioni simili al nostro Sole finisce il carburante, si trasforma in una nana bianca. Espelle la maggior parte del suo materiale esterno e solo il nucleo caldo della stella rimane intatto. Un nucleo di questo tipo raggiunge solitamente una temperatura di circa 100.000 gradi centigradi. Una nana bianca è solo un po' più grande del nostro pianeta, ma la sua massa è circa metà di quella del Sole. In altre parole, queste stelle sono alcuni degli oggetti più densi dell'universo. Una nana bianca può essere 200.000 volte più densa della Terra. Di solito una nana bianca impiega 1 miliardo di anni per raffreddarsi. In determinate condizioni una tale stella può esplodere. Questo evento si chiama nova. È molto meno luminoso di una supernova o addirittura di una kilonova, che si verifica quando due stelle di neutroni o una stella di neutroni e un buco nero si fondono l'uno nell'altro. Comunque, torniamo alla supernova. Se una stella è grande ma non abbastanza massiccia da trasformarsi in un buco nero, si trasforma in una stella di neutroni. Si tratta fondamentalmente di un nucleo gigante, la parte centrale di un atomo. Queste stelle sono per lo più costituite da neutroni e raramente superano i 30 km di diametro. A titolo di paragone, il nostro Sole ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri, ovvero 109 terre messe una accanto all'altra. Ma non lasciatevi ingannare da queste dimensioni relativamente piccole. Qualsiasi stella di neutroni è almeno una volta e mezzo più pesante del nostro Sole e ha un intenso campo magnetico. Se si raccogliesse anche solo un cucchiaino delle viscere di questa stella, quella porzione di materia peserebbe più di 1 miliardo di tonnellate. È così densa che rende le stelle di neutroni tra gli oggetti più estremi mai conosciuti. La prossima tappa è il buco nero stesso. Quando due stelle di neutroni si fondono, il più delle volte ne creano una nuova, molto più pesante. In pochi millisecondi o anche meno, questa stella collassa in un buco nero. Gli astronomi che hanno esaminato il lampo di luce registrato a marzo ritengono che, questa volta, il risultato possa essere diverso. Sono quasi certi di aver visto qualcosa di mai osservato prima, la nascita di una magnetar. La magnetar è una stella di neutroni con un enorme campo magnetico, 1.000 trilioni di volte più forte di quello del nostro pianeta. Questo campo è così potente da riscaldare la superficie della stella fino a 10 milioni di gradi centigradi. Le stelle di neutroni sono oggetti incredibili. La loro componente principale sono i neutroni, tenuti insieme da una grandissima forza di gravità. Le strutture risultanti sono strane e inaspettate. Per esempio, vicino alla superficie, centinaia di neutroni formano dei grumi non troppo dissimili da qualche strano tipo di gnocchi spaziali. Scendendo più in profondità, si modellano in lunghe catene. Non che si possa mai esplorare una stella di neutroni da vicino. Queste lunghe catene sembrano una serie di spaghetti. Sotto c'è una zona con delle pressioni ancora più estreme. È qui che i nostri spaghetti si trasformano in sfoglie di lasagne. Continuiamo ad usare dei paragoni alimentari. Infine, sotto tutti questi strati, anche la lasagna perde la sua forma e diventa una massa informe. Ma anche in questa massa ci sono degli spazi vuoti a forma di tubo e non sembrano degli ziti. Un'altra particolarità delle stelle di neutroni è il loro continuo movimento. Questa rotazione è veramente veloce, diverse centinaia di volte al secondo.
La stella di neutroni più veloce fa più di 700 giri al secondo, sono 42.000 volte al minuto. Le stelle di neutroni hanno campi magnetici incredibilmente forti. Ecco perché un'ipotetica forma di vita sulla stella di neutroni sarebbe bidimensionale. La gravità della stella è così potente che appiattirebbe qualsiasi cosa sulla sua superficie. E se una stella di questo tipo avesse un'atmosfera, questa non arriverebbe oltre il metro e mezzo sopra la superficie. Ma se le stelle di neutroni sono bizzarre e spaventose, lo sono anche le magnetar, forse ancora di più. Grazie alla loro incredibile attrazione magnetica, queste stelle vincerebbero a mani basse nella competizione del campo magnetico più forte. In parole povere, le magnetar sono i magneti più potenti dell'universo. I loro campi magnetici possono influenzare l'ambiente circostante. Tutti gli atomi che rientrano nella zona d'azione del campo magnetico si allungano in linee sottili come matite. Anche posizionandovi a centinaia di chilometri di distanza da un magnetar, per voi finirebbe male. Il campo magnetico perturberebbe prima di tutto la vostra bioelettricità. Significa che i vostri impulsi nervosi non funzionerebbero più. Ma non è tutto. Anche le vostre molecole cambierebbero sotto l'influenza del campo della stella. Alla fine vi dissolvereste. Se una magnetar si trovasse in un raggio di 160 milioni di chilometri dal nostro pianeta, cancellerebbe i dati di ogni singola carta di credito del mondo. Gli astronomi avevano avuto modo di osservare le magnetar, ma non erano mai stati testimoni della sua creazione. Dopo aver rilevato la luce la prima volta, gli scienziati hanno capito che qualcosa non quadrava. Hanno confrontato diversi tipi di osservazioni e hanno scoperto che quella luce, rilevata dal telescopio spaziale Hubble, era 10 volte più luminosa del previsto. Tutte queste informazioni hanno costretto gli scienziati a cambiare le loro idee. Si sono resi conto che stava accadendo un fenomeno completamente nuovo. Il team aveva diverse opzioni per spiegare la bizzarra luminosità. La più probabile era anche la più eccentrica. All'inizio gli scienziati pensavano che le magnetar apparissero solo dopo l'esplosione di stelle massicce e che generassero stelle di neutroni supermagnetizzate. Adesso invece ritengono che un piccolo numero di magnetar possa effettivamente apparire in modo più pacifico, in seguito alla fusione di due stelle di neutroni. Gli scienziati conoscono non più di 10 magnetar nella nostra galassia, la Via Lattea. Non sanno con certezza cosa renda queste stelle così terribilmente magnetiche. Qualunque cosa sia, le magnetar non sembrano durare a lungo. Dopo circa 10.000 anni o giù di lì, tornano a uno stato di stella di neutroni più familiare. Sono ancora estremamente magnetiche, super dense, ma non così estreme. La magnetar più vicina si trova a 9.000 anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione della Carena. Gli astronomi ritengono che la stella originale fosse da 30 a 40 volte la massa del Sole, che è davvero grande. Un'altra magnetar si trova a 18.000 anni luce dal nostro pianeta. Ha iniziato a scoppiare improvvisamente nel 2002. In una finestra di 4 ore vennero registrate circa 80 esplosioni, dopodiché la magnetar non è stata più attiva. A proposito, i ricercatori erano anche immensamente entusiasti di vedere una kilonova, un evento che si verifica quando le due stelle di neutroni si sono presumibilmente fuse. Una kilonova è circa 1000 volte più luminosa di una normale nova. Gli astronomi potevano contare su un solo evento del genere, confermato ed esaminato. Ma la chilonova registrata a marzo aveva un aspetto diverso e potrebbe permettere agli scienziati di esplorare un mondo ancora ignoto. Una potente esplosione di radiazioni gamma, durata solo mezzo secondo, ha rilasciato un'enorme quantità di energia, più di quanta il nostro Sole produrrebbe in 10 miliardi di anni. Questo breve lampo ha illuminato il cielo, dopodiché è apparso un bagliore meno forte ma più duraturo. Gli astronomi hanno esaminato il fenomeno con onde a raggi X, radio, ottiche e a infrarossi. Per la prima volta in assoluto avevano assistito alla nascita di una magnetar. Si era formata dopo la fusione di due stelle di neutroni, provocando una kilonova, una delle esplosioni stellari più luminose e grandi. La sua luce ha raggiunto il nostro pianeta il 22 maggio 2020. Immagina una stella massiccia, con 5 volte più massa del nostro Sole, che sta per morire.
Potrebbe essere perché ha esaurito il combustibile nucleare. Quando succede, la stella inizia a raffreddarsi. La pressione all'interno diminuisce e la gravità inizia a premere verso l'interno. E poi, una massa un milione di volte più grande del nostro pianeta collassa in 15 secondi. Succede così velocemente che un'enorme onda d'urto fa esplodere la parte esterna della stella e produce un'esplosione accecante, chiamata supernova. Rimane solo un denso nucleo con un'enorme nuvola di gas caldo intorno, chiamata nebulosa. Se la stella era massiccia, 10 volte più del Sole, si trasformerà in un buco nero, in caso contrario in una stella di neutroni. È in pratica un nucleo gigante, la parte centrale di un atomo. Queste stelle sono per lo più costituite da neutroni e raramente più grandi di 32 km in diametro. Per fare un confronto, il nostro Sole ha un diametro di quasi 1,4 milioni di chilometri, ovvero 109 terre messe una accanto all'altra. Ma non lasciarti ingannare dalla sua dimensione. Ogni stella di neutroni è almeno una volta e mezzo più pesante del nostro Sole e ha un intenso campo magnetico. Se raccogliessi un solo cucchiaino dell'interno di questa stella, peserebbe più di 1 miliardo di tonnellate. Sono così dense da essere tra gli oggetti più estremi conosciuti. La prossima tappa è il buco nero. Quando due stelle di neutroni si fondono, ne creano una molto più pesante. In pochi millisecondi o meno, la stella collassa in un buco nero. Ma gli astronomi che hanno esaminato il lampo di luce registrato a marzo pensano che potrebbe essersi verificato qualcosa di diverso. Sono quasi sicuri di aver visto una cosa mai osservata prima, la nascita, appunto, di una magnetar. È una rara stella di neutroni con un campo magnetico davvero forte, 1.000 trilioni di volte più forte di quello del nostro pianeta. È così potente da riscaldare la superficie della stella fino a 10 milioni di gradi Celsius. In parole povere, le magnetar sono i magneti più potenti dell'universo. Possono seriamente creare problemi ai loro vicini. Gli atomi che malauguratamente vi si avvicinano vengono allungati in linee sottili come matite. Se in qualche modo ti trovassi anche a diverse centinaia di chilometri di distanza da una magnetar, finiresti molto male. Per prima cosa, il campo magnetico interromperebbe la tua bioelettricità, quindi i tuoi impulsi nervosi non funzionerebbero più. Anche le tue molecole cambierebbero sotto l'influenza del campo stellare. Alla fine, svaniresti. Se una magnetar volasse entro 160.000 km dal nostro pianeta, cancellerebbe tutti i dati su ogni singola carta di credito della Terra. Ah, lo spazio, l'ultima frontiera. È un luogo vasto e misterioso che ci affascina da secoli. Ma per quanto ne sappiamo, ci sono ancora molti falsi miti che circolano sullo spazio. Diamo un'occhiata ad alcune delle più grandi bugie che ci sono state raccontate su questo argomento. Prima di tutto abbiamo l'idea che lo spazio sia solo una distesa incontaminata e intatta, ma non è così. Inquiniamo lo spazio con i nostri detriti da decenni. C'è di tutto, da vecchi satelliti a pezzi di razzo. Infatti, oltre 20.000 detriti stanno attualmente orbitando attorno alla Terra, causando problemi alle future missioni spaziali. Se stai pianificando di visitare lo spazio in un futuro prossimo, fai attenzione a dove vai. Non si sa mai quale tipo di spazzatura potrebbe esserci in giro. Sapevi che il Sole non è giallo? È verde. Beh, più o meno. Vedi, gli scienziati misurano la temperatura di una stella dallo spettro cromatico che emette. Le stelle più fredde appaiono rosse, mentre le più calde sembrano blu. Il nostro Sole emette la maggior parte della sua energia con una lunghezza d'onda vicino al verde. Ma poiché emette anche altre lunghezze d'onda, tutti questi colori si mescolano e i nostri occhi vedono una vivace miscela bianca. Da Terra, tuttavia, il Sole sembra giallo perché la nostra atmosfera è molto brava a diffondere la luce blu. Se la nostra stella fosse realmente gialla, la Terra diventerebbe gelata e saremmo tutti orsi polari. Inoltre, il Sole non è realmente in fiamme. È una grande sfera di gas composta principalmente da idrogeno ed elio e funziona come un gigantesco reattore nucleare, fondendo costantemente atomi di idrogeno per creare elio nel nucleo. Questo processo rilascia enormi quantità di energia ed è per questo che il Sole è così caldo. Oh, e a proposito di fiamme, le esplosioni nello spazio non possono accadere. Mi dispiace, fan di Star Wars. Un'astronave non può esplodere in una violenta deflagrazione perché non c'è aria nello spazio. Zero aria significa zero ossigeno e zero ossigeno significa zero fuoco.
Potresti anche pensare che ci siano troppe stelle nel cielo notturno per poterle contare, ma in realtà puoi farlo. Secondo il catalogo di stelle luminose di Yale, ci sono 9.110 stelle visibili da terra a occhio nudo. Quindi tecnicamente puoi contarle, ma non sarei sorpreso se perdessi il conto. E se sei preoccupato di volare attraverso una cintura di asteroidi, non esserlo. Nonostante sia costituita da bilioni di rocce spaziali che variano in dimensione da mera polvere a un quarto della Luna, queste sono molto distanti tra loro. La cintura di asteroidi tra Marte e Giove è larga 225 milioni di chilometri, cioè una volta e mezza la distanza tra la Terra e il Sole. Questo distanzia le rocce spaziali di migliaia di chilometri, rendendo quasi impossibile per una navicella spaziale collidervi. Congelerai istantaneamente nello spazio senza una tuta? Beh, no, non ti trasformerai in un ghiacciolo subito, ci vorrà un po' più di tempo perché il calore e il freddo non si muovono molto velocemente nel vuoto dello spazio. Ma sfortunatamente per te c'è un problema, non sarai in grado di respirare. Dopo appena 15 secondi il tuo cervello non riceverà abbastanza ossigeno dal sangue e sverrai. E poi, dopo soli 2 minuti, sarà la fine per il resto dei tuoi organi. In breve, se ti trovi a fare l'astronauta senza una tuta spaziale, game over. Sapevi che lo spazio non ha temperatura? Questo perché la temperatura è definita dalla velocità con cui si muovono le particelle e dalla quantità di energia che possiedono. Nel vuoto dello spazio non ci sono particelle che si muovono, rendendo lo spazio privo di temperatura. Naturalmente, alcune parti dello spazio sono davvero calde, come le aree intorno alle stelle, ma più ci si allontana, più le particelle si disperdono, rendendo quelle aree piuttosto fredde. Il nostro pianeta non è piatto, ma non è nemmeno una sfera perfetta. Sì, si protende all'equatore a causa della sua folle rotazione e per via di questa protuberanza il lancio di navicelle spaziali dall'equatore è molto più facile che dai poli. Potresti pensare che nello spazio nessuno possa sentirti urlare, ma ciò non è del tutto accurato. Il fatto è che il suono ha bisogno di qualcosa attraverso cui viaggiare, come l'aria o l'acqua. Nello spazio le cose sono super distanziate, quindi tutte quelle epiche battaglie spaziali ed esplosioni galattiche dei film sarebbero completamente silenziose. Tuttavia, ci sono luoghi nello spazio con abbastanza particelle perché il suono possa attraversarlo. Ad esempio, è possibile sentire il buco nero al centro del gruppo di galassie di Perseo. Un altro mito riguarda la gravità zero. Non è reale. C'è ancora gravità intorno alla Stazione Spaziale Internazionale, circa il 90% di quella sulla Terra. Gli astronauti possono fluttuare perché in pratica stanno precipitando intorno al pianeta. E siamo realisti, la versione di Hollywood dei viaggi nello spazio non è credibile. Certo, le orbite esistono, ma le diverse altitudini presuppongono velocità diverse, quindi passare da un'orbita all'altra non è una passeggiata. Non puoi semplicemente spingerti nella giusta direzione e sperare per il meglio. Bisogna prendere in considerazione le velocità orbitali. Questo mi ricorda il film del 2013 Gravity e come Sandra Bullock ha cercato di sopravvivere nello spazio. Hollywood ha sicuramente alimentato questi miti, ma chi può biasimarli? Nel 1976 la sonda Viking 1 della NASA scattò una foto di una curiosa formazione rocciosa su Marte che somigliava sospettosamente a un volto. Alcune persone sostenevano che fosse la prova di vita extraterrestre sul pianeta rosso, ma secondo l'agenzia spaziale il volto non era altro che un mucchio di rocce accumulate in modo tale che le ombre da esse create dessero vita a un'illusione di lineamenti facciali. Si è scoperto quindi che non era altro che una collina fin troppo fotogenica. Il sistema solare è fermo. Bugia! Sta sfrecciando nello spazio a una velocità di 225 km al secondo, il che significa che sta schizzando nel cosmo più velocemente di un ghepardo che insegue la sua preda. Ci vogliono 230 milioni di anni perché il sistema solare compia un'intera orbita attorno alla Via Lattea. È un bene che non stia ricevendo una multa per eccesso di velocità, perché sarebbe astronomica. Senza il Sole i pianeti sarebbero piuttosto freddi, stiamo parlando di temperature che possono scendere fino ai meno 270 gradi centigradi, brr. Ma con il Sole nei paraggi i pianeti possono godere di temperature molto più vivibili. Ovviamente non tutti i pianeti sono uguali, Mercurio ad esempio è il più vicino al Sole, Venere d'altra parte è più lontano ma in qualche modo più caldo di Mercurio. La distanza dal Sole non è l'unico fattore che influisce sulla temperatura di un pianeta. Altre cose, come la sua dimensione e riflessività, entrano in gioco. Quindi, dire che Mercurio è il pianeta più caldo del nostro sistema solare è una bugia. No, non è più caldo solo perché è il più vicino al Sole. Anche se siamo stati ingannati in qualche modo, ciò non rende lo spazio meno stupefacente. È ancora una parte vasta, bellissima e assolutamente affascinante del nostro universo e c'è ancora molto da scoprire. Chissà, forse un giorno troveremo davvero piccoli esseri verdi là fuori.
O forse scopriremo qualcosa di ancora più incredibile. Fino ad allora dovremo continuare a sognare e a esplorare. Queste erano le 14 cose sulla nostra lista. Tu hai qualche altro mito spaziale da sfatare? Due immagini ti scorrono rapidamente davanti agli occhi. Il nostro enorme pianeta da un lato e il vuoto dall'altro. L'immagine della Terra diventa sempre più piccola. Stai volando lontano dall'astronave in un vuoto senza fine e non sai cosa fare. La Stazione Spaziale Internazionale vola a 400 km dalla superficie terrestre. Una passeggiata spaziale è di routine per gli astronauti che vi lavorano. Ad oggi gli astronauti hanno trascorso più di 11.000 ore nell'abisso nero. Fortunatamente, in tutto questo tempo, nessuno è mai volato via nello spazio senza fare ritorno, come si vede nei film. Purtroppo però gli astronauti devono affrontare altri pericoli non meno terribili durante le passeggiate spaziali. Uno di questi incidenti è avvenuto nel 1966. Eugene Cernan indossò un jetpack e si recò nello spazio per effettuare alcuni lavori di riparazione. Il jetpack che aiuta un astronauta a controllare il volo a gravità zero si riscaldava molto. Eugene indossava degli speciali pantaloni protettivi in metallo per proteggersi dal calore. La protezione dei pantaloni però non funzionò. Invece di dirigere il calore lontano dal corpo, i pantaloni si riscaldarono. La tuta era pesante e scomoda, come un'armatura. Sfregava la pelle e limitava i movimenti. Lavorare a gravità zero è fisicamente molto duro, ma Eugene dovette anche affrontare il riscaldamento dell'intera tuta quel giorno. All'interno della tuta si sentiva come quando si fa un bagno caldo. Le temperature elevate e il duro lavoro gli causarono uno sforzo eccessivo, disidratazione e una grave perdita di peso. Stava sudando e le gocce di sudore lo accecavano. Durante questa passeggiata spaziale l'astronauta perse circa 13 kg. Altri astronauti lo soccorsero e riportarono alla navicella. Per ridurre il surriscaldamento, gli spruzzarono addosso acqua fredda da un tubo. In un certo senso, per uscire in uno spazio aperto infinitamente grande, un astronauta deve indossare una tuta che somiglia a una gabbia. Un altro incidente pericoloso avvenne nel 1973. Due astronauti, Pete Conrad e Joe Kerwin, si recarono nello spazio per riparare un'ala solare della Stazione Spaziale Skylab. L'ala non girava e gli astronauti provarono a muoverla manualmente. Usando la forza, girarono l'ala bloccata, ma questa li spinse via. La spinta fu così forte da scaraventare lontano entrambi. Non ebbero il tempo di aggrapparsi a una superficie vicina e iniziarono a volare via. Fortunatamente c'erano dei cavi di sicurezza che evitarono che si allontanassero per sempre. Afferrandoli, gli astronauti tornarono al sicuro. In una normale tuta spaziale moderna ci sono più di 10 strati protettivi. Una tuta di questo tipo protegge dalle temperature estreme, sia fredde che calde. È resistente agli strappi e non perde umidità. Questa protezione è necessaria per evitare la depressurizzazione. Se si creasse un passaggio tra il corpo e lo spazio, tutto l'ossigeno inizierebbe a uscire dalla tuta. Più ossigeno perde, più il vuoto aumenta. Questo porta a conseguenze terribili, come il soffocamento e l'aumento del volume corporeo, come se la tuta iniziasse a gonfiarsi dall'interno. Nel 2007 Rick Mastracchio si recò nello spazio per effettuare alcune riparazioni. Per qualche motivo nel suo guanto sinistro c'era un buco vicino al pollice. Era sullo strato esterno del guanto. Ma la cosa peggiore era che l'astronauta non se ne fosse accorto. Continuò a lavorare come se nulla fosse, ma uno strato danneggiato può distruggere il secondo. Il secondo può lacerare il terzo. E così via finché il vuoto non raggiunge la pelle dell'astronauta. Rick avrebbe dovuto lavorare 6 ore nello spazio, ma durante la quarta ora notò un danno nella tuta. L'astronauta lo riferì al comando e ricevette l'ordine urgente di tornare alla nave. Non scoprì mai com'era apparso il buco. All'interno dell'ISS ci sono molte sostanze chimiche necessarie per lavorare nello spazio. Ad esempio, l'ammoniaca ha la proprietà di congelare quasi tutte le superfici. Questa sostanza viene utilizzata per raffreddare alcune componenti della stazione durante il surriscaldamento. La fuoriuscita di questa sostanza sulla ISS è praticamente impossibile. Questo almeno è ciò che l'astronauta Robert Curbim aveva sentito dire dagli esperti durante l'addestramento, prima del suo primo volo nello spazio. Ma fu ciò che gli capitò durante la sua prima passeggiata nello spazio nel 2001. Robert stava lavorando all'esterno della stazione spaziale quando ci fu una perdita di ammoniaca. Il liquido schizzò su tutta la tuta. Uno spesso strato di ghiaccio ricoprì rapidamente il vetro. Robert non vedeva nulla. Temeva di aver rotto qualcosa, ma l'incidente non fu colpa sua. Gli strati protettivi della tuta spaziale non lo fecero congelare, ma l'ammoniaca ne limitò fortemente i movimenti. Il problema principale era che non poteva tornare alla nave. L'ammoniaca sarebbe potuta penetrare nella stazione, causando un'emergenza. Robert dovette rimanere nello spazio per 1 ora e mezza, aspettando che la perdita finisse. Dopodiché, tornò con successo alla stazione.
Per renderci conto di quanto sia difficile lavorare nello spazio, bisogna capire cos'è una tuta spaziale. Pesa 125 kg, quanto uno scooter. Certo, non ne sentiremmo il peso a gravità zero, ma ci farebbe comunque sudare. L'astronauta Chris Hadfield l'ha descritta dicendo che ogni movimento al suo interno incontra resistenza. La tuta graffia la pelle, comprime le ossa e le articolazioni e costringe a usare il doppio dell'energia per semplici movimenti. In queste condizioni si inizia a sudare e gli occhi si bagnano. L'umidità vola all'interno del casco e ti acceca finché non evapora. Ma se l'umidità è eccessiva, può mettere in pericolo la vita di un astronauta. Un caso simile si è verificato nel 2013 con l'astronauta Luca Parmitano. Era andato nello spazio per misurare qualcosa all'esterno della stazione. A un certo punto sentì che la nuca era bagnata, informò gli altri e ricevette l'ordine di tornare alla stazione. Nel tornare indietro però dovette capovolgersi. Non appena l'ebbe fatto, l'acqua gli entrò nel casco coprendogli quasi tutto il viso. Luca non riusciva a vedere né a sentire. Cercò di segnalare il problema alla base, ma l'acqua gli copriva la bocca. Fortunatamente i suoi compagni lo soccorsero e lo aiutarono a tornare alla stazione. Quando aprirono il casco, ne uscirono quasi 2 litri d'acqua. I cavi degli astronauti sono tra gli strumenti più affidabili nello spazio. Ma cosa succederebbe se uno si rompesse a causa di una forte spinta o se l'astronauta non la fissasse bene? Per una maggiore protezione esiste uno zaino chiamato Safer. È come un jetpack. Rilascia gas da piccoli tubi e cambia la direzione del volo. Se si sta girovagando nello spazio, il Safer ti ferma e indirizza i movimenti. È possibile prenderne il controllo manuale e volare utilizzando un joystick. Il Safer è stato utilizzato per la prima volta nel 1994, ma prima che gli ingegneri lo creassero c'era l'MMU, l'unità di manovra manutentiva. Nel 1984 l'astronauta Bruce McCandless la utilizzò per la prima volta. Forse hai visto questa famosa foto in cui fluttua nello spazio senza cavo. Il problema è che Bruce fu il primo a testare un jetpack di questo tipo. Non era sicuro al 100% che avrebbe funzionato. Andò nello spazio e sganciò il cavo. Non c'era nient'altro che potesse impedirgli di volare nel vuoto infinito e la sua squadra non sarebbe stata in grado di salvarlo. Immagina quanto deve essere stato spaventoso. Fortunatamente il jetpack funzionò. Tuttavia, dopo 3 missioni, la NASA decise di non utilizzare più l'MMU, perché non era sicura. Dopo, gli ingegneri inventarono il Safer. Jetpack e cavi sono sistemi di sicurezza affidabili, ma la migliore protezione per un astronauta nello spazio è la sua abilità. Ogni astronauta ha alle spalle 6 anni di istruzione superiore e molti altri anni di addestramento. Trascorrono molte ore in realtà virtuali con simulazioni di passeggiate spaziali. Allenano il corpo, la resistenza e la mente, perché in una situazione di pericolo la cosa principale è non farsi prendere dal panico e mantenere la calma. Allacciate le cinture, amici appassionati di spazio, perché stiamo per scoprire i segreti celesti che sono stati svelati quest'anno. Da stelle giganti a molecole organiche, quest'anno sta andando alla grande per gli astronomi. Recuperiamo tutte le emozioni che potresti esserti perso nel 2023. Prima di tutto, abbiamo scoperto dei veri e propri mostri astrali. Immagina di guardare il cielo notturno e di vedere stelle enormi. Gli scienziati hanno utilizzato uno speciale telescopio, chiamato James Webb Space Telescope, per esplorare gli albori dell'universo. Durante le loro osservazioni si sono imbattuti in antiche stelle 10.000 volte più grandi del nostro Sole. Sì, hai sentito bene, 10.000. Questi giganti del mondo stellare sono stati tra le prime stelle a formarsi nell'universo miliardi di anni fa. Immagina un ammasso globulare come un enorme equipaggio cosmico, con gruppi composti da 100.000 a 1 milione di membri. Questi ammassi sono come gigantesche famiglie, con tutte le stelle nate nello stesso periodo. Ma cosa le rende così speciali? I loro nuclei, o parti centrali, sono molto più caldi di quelli che vediamo oggi nelle stelle. Gli scienziati pensano che questo calore intenso possa essere dovuto alla combustione di una grande quantità di idrogeno a temperature molto elevate. È come se stessero facendo un barbecue galattico. In questi ammassi globulari accade qualcosa di affascinante. Le stelle più piccole si scontrano con quelle supermassicce, guadagnando energia extra. Ma colpo di scena! La maggior parte di questi ammassi sta invecchiando e le stelle supermassicce sono scomparse tempo fa. Negli ammassi che osserviamo oggi possiamo vedere solo accenni della loro esistenza. Gli scienziati li studiano proprio grazie alle misteriose tracce della loro presenza. La scoperta di queste stelle mostruose è incredibilmente importante per la nostra comprensione dell'universo.
Se gli scienziati riuscissero a raccogliere altre prove che ne confermino l'esistenza, sarebbe una grande scoperta. Ci aiuterebbe a sapere di più sugli ammassi globulari e su come si formano le stelle supermassicce in generale. Ma questa è solo la prima scoperta del 2023, anche se la prossima è piuttosto triste. Hai presente i bellissimi anelli di Saturno? Beh, potrebbero scomparire in un futuro non troppo lontano, astronomicamente parlando. La missione Cassini della NASA, che ha esplorato Saturno dal 2004 al 2017, ha raccolto alcuni dati affascinanti sugli anelli. Al termine della missione, quando la sonda ha effettuato alcune manovre di grande effetto intorno a Saturno, gli scienziati hanno notato qualcosa di sorprendente. Gli anelli stavano perdendo tonnellate di massa ogni secondo. Ciò significa che resteranno in vita solo per qualche altro centinaio di milioni di anni. Per gli umani può sembrare molto, ma nel grande schema dell'universo è solo un battito di ciglia. La cosa importante è che abbiamo imparato che anelli enormi come quelli di Saturno non durano per sempre. Alla fine svaniscono. Beh, almeno io e te ci eviteremo questo triste spettacolo. Gli scienziati hanno una teoria divertente su ciò che accadrà quando gli anelli di Saturno scompariranno. Pensano che anche gli altri giganti di ghiaccio e gas del nostro sistema solare, come Urano e Giove, un tempo abbiano avuto anelli massicci. Con il tempo, però, quegli anelli si sono consumati e sono diventati più simili alle sottili bande di asteroidi che ha oggi Urano. Gli anelli di Saturno sono costituiti per lo più da ghiaccio, ma presentano anche polvere rocciosa. Questa polvere proviene da asteroidi e minuscoli meteoriti che si schiantano contro gli oggetti celesti frantumandosi. È come una tempesta di neve di particelle ghiacciate e detriti spaziali. La ricerca ha anche rivelato che gli anelli di Saturno sono apparsi molto tempo dopo la formazione del pianeta. Si stavano ancora formando quando i dinosauri popolavano la Terra. Quindi, in anni astronomici, sono in realtà piuttosto giovani, solo poche centinaia di milioni di anni. Questa scoperta ha entusiasmato gli scienziati perché significa che nel passato di Saturno è accaduto qualcosa che ha poi creato questo splendido disco ghiacciato. Ma questo è un mistero che deve ancora essere risolto. Gli scienziati vogliono capire cosa abbia esattamente causato la formazione degli anelli e perché abbiano una struttura così mozzafiato. Speriamo lo scoprano. Ma passando a qualcosa di più ottimistico, abbiamo un'altra entusiasmante notizia spaziale. Recentemente, gli scienziati hanno studiato una delle galassie più lontane dell'universo e hanno trovato qualcosa di sorprendente: molecole organiche. La galassia in questione ha un nome lungo, SPT041847. Si trova a oltre 12 miliardi di anni luce di distanza dal nostro pianeta blu. È la galassia più lontana mai conosciuta in cui siano state trovate molecole organiche complesse. Ecco perché guardare questa galassia è come guardare al periodo in cui l'universo era solo un bambino. Non abbiamo idea di come sia questa galassia adesso. La luce che ci è arrivata è quella che c'era quando l'universo aveva solo 1,5 miliardi di anni. Straordinario poter vedere cose così lontane nel tempo. Ciò che hanno trovato ha un nome molto complicato. È una molecola di idrocarburi policiclici aromatici, o semplicemente molecola di IPA. Ti starai chiedendo che cos'è? Beh, indovina. Queste molecole si trovano anche sul nostro pianeta. Possono trovarsi in oggetti come il fumo dei motori delle auto, o persino negli incendi boschivi. Le molecole di IPA sono costituite da catene di atomi di carbonio, e la parte più interessante è che sono considerate i mattoni della vita. Immagina, i mattoni della vita, quelle minuscole catene di carbonio, sono stati scoperti in una galassia lontana. È come trovare un ago in un pagliaio. Hanno anche scoperto che il gas che fluttua in quella galassia è pieno di elementi pesanti. Si tratta di un dato importante, perché suggerisce che molte stelle sono passate da quelle parti, lasciando dietro di sé quegli elementi. Ciò significa che questa galassia può essere potenzialmente ricca anche di molti altri elementi. Questa scoperta apre un mondo di possibilità e solleva molte domande. Come si sono formate queste molecole in una galassia così lontana? E dato che stiamo guardando nel passato, cosa potrebbe essere successo a queste molecole organiche nel frattempo? Potrebbero essersi evolute in vita? Stiamo solo grattando la superficie di cose incredibili che aspettano di essere scoperte. A proposito, se è così lontana, come hanno fatto gli scienziati a scoprire una cosa del genere? Ebbene, hanno avuto a disposizione il James Webb Space Telescope. Questo telescopio di lusso è stato inaugurato di recente ed è insuperabile quando si tratta di osservare l'universo.
quando gli scienziati iniziarono a studiare questa galassia lontana, si trovarono di fronte a un piccolo problema. La luce proveniente da questi oggetti lontani era così debole che era difficile da vedere o rilevare, ma ebbero un'idea brillante. Usarono una cosa chiamata lente gravitazionale, una speciale lente di ingrandimento della natura. Immagina due galassie perfettamente allineate, come in un servizio fotografico. La luce della galassia lontana, quella di sfondo, viaggia verso di noi, ma nel suo viaggio attraversa la galassia in primo piano, che è come una gigantesca lente spaziale. E indovina? La gravità della galassia in primo piano piega la luce, proprio come una lente di ingrandimento, rendendola più grande e più luminosa. È come avere uno zoom cosmico per i nostri telescopi. Questa curvatura della luce crea una forma molto bella, chiamata anello di Einstein. È come un alone o un anello di luce che circonda la galassia in primo piano. In pratica, un modo della natura di usare i suoi poteri magici. Con la lente gravitazionale e questi bellissimi anelli di Einstein, gli scienziati possono vedere più chiaramente gli oggetti lontani e imparare cose incredibili sull'universo. Grazie a tutto ciò, sono riusciti a scoprire le interazioni chimiche delle prime galassie. Non è incredibile? Gli scienziati sono entusiasti di questa scoperta. Non si aspettavano di trovare molecole organiche così complesse in una galassia incredibilmente lontana. Chissà, forse questo è solo l'inizio di un emozionante viaggio cosmico. Quindi, tieni gli occhi puntati al cielo, esploratore dello spazio. L'universo è pieno di sorprese e chissà quali altre strabilianti scoperte ci attendono là fuori. Speriamo di saperne ancora di più in futuro. Il Sole è una stella di media grandezza, eppure potrebbe contenere 1.300.000 Terre. È anche 333.000 volte più pesante del nostro pianeta. La NASA ha tradotto le onde radio delle atmosfere dei pianeti in suoni udibili. È così che gli astronomi hanno scoperto che Nettuno emette un suono che somiglia alle onde dell'oceano. Giove ha il rumore che senti sott'acqua e Saturno ha la musica di sottofondo di un film dell'orrore. Qui sulla Terra, è tutto jazz. No, me lo sono inventato. La superficie del Sole è rovente, ma un fulmine è 5 volte più caldo. La Terra viene colpita da 100 fulmini al secondo, ovvero 8 milioni di fulmini al giorno e circa 3 miliardi all'anno. Scioccante. Se un giorno riuscissi ad andare sulla Luna e vedessi delle impronte fresche, non significherebbe che c'è qualcuno lì insieme a te. Impronte e segni simili possono durare anche milioni di anni sulla Luna, perché questa non ha un'atmosfera. Non ci sono venti, nemmeno una leggera brezza, a cancellarli. Gli astronomi hanno trovato il buco più grande dell'universo. È il vuoto gigante che si estende per 1 miliardo di anni luce. L'hanno trovato per caso. Uno dei membri del team di ricerca era un po' annoiato e voleva controllare cosa stesse succedendo in un punto freddo. Si tratta di un'anomalia nella mappa della radiazione cosmica di fondo, o CMB in inglese. È un debole bagliore di luce che giunge fino al nostro pianeta da diverse direzioni e riempie l'universo. Attraversa lo spazio da quasi 14 miliardi di anni ed è il bagliore residuo del Big Bang. Dunque, cadi al centro di un buco nero e ti prepari per una triste fine. Non per forza. Cadere in un buco nero non distruggerà necessariamente te o la tua astronave. Ma, per sopravvivere, devi scegliere un buco nero grande. Se cadi in uno piccolo, il suo orizzonte degli eventi sarà troppo stretto. E a ogni centimetro percorso, la gravità aumenterà. Quindi, se tendessi il braccio in avanti, sulle dita la gravità sarebbe molto più forte che sul gomito. La tua mano quindi si allungherebbe e sentiresti un certo disagio. Più che un disagio, a dire il vero. Le cose cambiano se cadi in un buco nero supermassiccio, come quelli al centro delle galassie. Possono essere milioni di volte più pesanti del Sole. Il loro orizzonte degli eventi è ampio e la gravità non cambia così rapidamente. Quindi la forza che sentiresti sulle gambe e sulla testa sarebbe più o meno la stessa e potresti arrivare fino al suo centro. E questo mito è sfatato. Se dovessi guardare un film toccante nello spazio e iniziassi a piangere, non scenderebbe alcuna lacrima. Si raccoglierebbero intorno agli occhi. Questi sarebbero troppo secchi e sentiresti solo bruciore. Qualsiasi liquido esposto sul tuo corpo evaporerebbe, compresa la parte esposta della lingua. A proposito di bruciore, nello spazio non può esserci fuoco. Il fuoco può propagarsi solo quando c'è ossigeno e poiché nello spazio non c'è,
volta esplose, le stelle non dovrebbero tornare in vita. Ma alcune in qualche modo sono sopravvissute all'esplosione da supernove. Queste stelle zombie sono piuttosto rare. Gli scienziati ne hanno trovata una davvero grande, chiamata LP40-365. È una nana bianca parzialmente bruciata. Una nana bianca è una stella che ha bruciato tutto il suo idrogeno, che in precedenza era il suo combustibile. In questo caso l'esplosione finale è stata troppo debole, non abbastanza potente da distruggere l'intera stella. È come se una stella volesse esplodere ma non ci riuscisse, motivo per cui una parte sopravvive. Se mai dovessi andare nello spazio, non toglierti la tuta spaziale, a meno che tu non sia dentro un'astronave. L'aria nei polmoni si espanderebbe, così come l'ossigeno nel corpo. Ti gonfieresti come un palloncino, il doppio delle tue dimensioni normali. Fortunatamente però la pelle sarebbe abbastanza elastica da tenerti insieme, quindi non esploderesti. Quando qualcosa entra in un buco nero, cambia forma e si allunga, proprio come uno spaghetto. Ciò accade perché la forza gravitazionale allunga l'oggetto in una certa direzione, ma allo stesso tempo lo comprime in un'altra. A proposito, un buco nero grande quanto un atomo ha la massa pari a una montagna molto grande. Ce n'è uno al centro della Via Lattea, chiamato Sagittarius A. Ha una massa uguale a miliardi di soli, ma fortunatamente è molto lontano da noi. Se urlassi su un asteroide, non saresti mai in grado di sentirlo. Sì, nei film si sente il rumore delle astronavi e delle battaglie nello spazio, ma è tutto finto. Il suono è un'onda che si diffonde a causa delle molecole che vibrano. Una persona batte le mani a pochi metri da te. L'onda sonora inizia a spingere la prima molecola d'aria accanto all'applauso, poi la seconda, la terza e così via, finché l'onda non raggiunge l'orecchio. Quindi, per diffondere il suono, abbiamo bisogno di molecole come l'aria o l'acqua. Nella nostra atmosfera le onde sonore si diffondono, ma lo spazio è un vuoto. Non c'è niente. Puoi battere forte le mani, ma non ci saranno molecole a vibrare e a trasportare quel suono. Per portare avanti una conversazione avresti bisogno di una radio o di ottime capacità di lettura labiale. I meteoroidi orbitano attorno al Sole, mentre la maggior parte dei detriti artificiali orbita attorno al nostro pianeta. Abbiamo lanciato nello spazio quasi 9.000 veicoli spaziali, dai satelliti ai razzi. Anche i pezzi più piccoli possono danneggiare un veicolo spaziale a velocità elevate. Galassie, pianeti, comete, asteroidi, stelle e corpi spaziali sono ciò che effettivamente vediamo nello spazio, ma occupano meno del 5% dell'universo. La materia oscura, uno dei più grandi misteri dello spazio, è il nome che usiamo per tutta la massa dell'universo non ancora visibile. E ce n'è molta, potrebbe costituire il 25% dell'universo. L'energia oscura costituisce l'altro 70% dell'universo. Il totale è 100, giusto? Ora diamo un'occhiata alla Luna. Ci guarda sempre da un solo lato. Ciò significa che la Luna ha un lato oscuro e che i raggi del Sole non ci arrivano mai. Falso. Il punto è che la Luna è in rotazione sincrona con la Terra. La Luna ha sia giorni che notti, è solo che la sua rotazione è perfettamente allineata con la rotazione terrestre. Quindi ogni volta che guardi la Luna ne vedi solo un lato. E visto che il Sole batte anche sul lato oscuro, dovremmo chiamarlo lato lontano piuttosto che oscuro. Abbiamo anche delle foto di questo lato. Lì c'è uno dei più grandi crateri del nostro intero sistema solare, il bacino Polo Sud Aitken. È largo quanto due volte il Texas. Wow! Un mito che si è rivelato falso affermava che non siamo mai stati davvero sulla Luna. Questa è la tuta spaziale originale dei primi astronauti che ci sono stati. Guarda la suola della scarpa. Alcune persone affermano che non avrebbe potuto lasciare un'impronta simile. In realtà è possibile. Sulla Luna gli astronauti indossavano un altro paio di stivali sopra le tute e queste suole corrispondono perfettamente alle impronte sulla Luna. Gli astronauti non ne avevano più bisogno quando hanno lasciato la Luna e li hanno lanciati alla fine della passeggiata lunare. Hanno lasciato anche un sacco di altre cose lì. Hanno persino lanciato i braccioli dei sedili del modulo lunare per ridurne il peso. Contando tutte le missioni lunari Apollo, il peso totale dei rifiuti sulla Luna è di circa 187 tonnellate, inclusi diversi rover lunari, detriti di veicoli spaziali, 6 moduli lunari e altre attrezzature. È quanto 3 Boeing 737. Un altro mito sul Sole è che è giallo.
Ora ti manderemo nello spazio. Guarda fuori dal finestrino e... è bianco. Il sole ci appare giallo perché viene filtrato dalla nostra atmosfera. La composizione dell'aria e il suo spessore distorcono la sua luce. Ma le stelle sono di diversi colori. Le stelle più fredde hanno colori che variano dall'arancione al rosso brillante. Queste sono solitamente stelle molto antiche, più vecchie del nostro Sole. Le stelle giovani sono molto calde e blu brillante. Il Sole è nel mezzo di questo spettro. Oh, un altro mito sugli asteroidi. Stiamo superando l'orbita di Marte. Wow, siamo nella fascia di asteroidi e dobbiamo schivare rocce giganti e blocchi di ghiaccio. Ci sono dense nubi di asteroidi. Non è vero. Il fatto è che lo spazio è talmente vasto che le distanze sono incredibili. Tutte le rocce e i detriti nella fascia degli asteroidi rappresentano solo il 4% del peso della Luna. Quindi non ce ne sono così tanti. Per comprendere la dimensione del vuoto nello spazio, osserva la collisione di due galassie. Ci sono miliardi di stelle in ognuna di esse. E anche se si avvicinassero, è improbabile che si verifichino delle collisioni. Immagina una palla da basket che gira sul dito di qualcuno. Un punto vicino al centro della palla impiega più tempo per tornare al punto di partenza rispetto al punto in cui si trova il tuo dito. La Terra ruota più o meno allo stesso modo. Le persone al centro dell'Africa girano a 1600 km orari mentre il pianeta ruota, mentre il polo sud non si muove affatto, ruota solo sul posto. Allo stesso tempo, stiamo tutti avanzando nello spazio alla stessa velocità, dal momento che il pianeta sta anche sfrecciando intorno al Sole a 107.000 km orari. La temperatura al confine tra il nucleo interno ed esterno del nostro pianeta è di 5.900 gradi centigradi, quanto la superficie del Sole. E la pressione è 3,3 milioni di volte la pressione atmosferica al livello del mare. Due o tre anni fa, un asteroide è stato trascinato nell'orbita terrestre e ha iniziato a orbitare attorno al pianeta. Anche se non è più grande di un'auto media, è comunque un grosso problema. Degli oltre un milione di asteroidi conosciuti dagli astronomi, è solo il secondo ad orbitare attorno al nostro pianeta. Chiamato 2020 CD3, è la nostra mini-luna temporanea. Non sarà con la Terra a lungo, però. L'asteroide sta seguendo un'orbita casuale e si sta allontanando lentamente. Gli oggetti catturati temporaneamente, come il CD3 del 2020, sono rari. Devono avere una direzione e una velocità specifiche per essere catturati dall'attrazione gravitazionale terrestre. Altrimenti si schiantano sul pianeta o volano in un'altra direzione. Il movimento di galassie ammassi a miliardi di anni luce da noi suggerisce che c'è un corpo enormemente massiccio al di fuori dell'universo visibile. Dopo miliardi di anni, l'espansione dell'universo farà sì che tra i vari oggetti spaziali ci sia un sacco di spazio, così da non poter più vedere le stelle in cielo. La Luna non è una sfera perfetta, ha la forma di un uovo. Inoltre, il centro della massa del satellite è a poco più di 1,5 km dal suo centro geometrico. Anche se Venere è il pianeta più caldo del nostro sistema solare, c'è la neve. Ma non quella che ti aspetteresti. Nevicano metalli e piove acido. Non è il luogo ideale per una vacanza. Saturno è composto principalmente da idrogeno ed elio, con tracce di metano, ammoniaca ed acqua. Ma contiene più zolfo di Giove, il che gli conferisce un colore arancione simile allo smog. Sulla Terra le onde sonore fanno vibrare le molecole d'aria, motivo per cui siamo in grado di sentire i suoni. Anche altri pianeti e lune consentono al suono di viaggiare attraverso mezzi come le loro atmosfere e gli oceani. Nello spazio però si dice che non ci sia suono, perché non ci sono molecole che possono vibrare ed emettere onde sonore. Tuttavia non tutti i ricercatori sono d'accordo su questo, dato che lo spazio non è solo un vuoto desolato. In mezzo al vuoto ci sono nuvole di gas e altre particelle vaganti, quindi non è detto che in nessun punto possano esserci onde sonore. Gli astronomi sanno per certo che l'universo si sta espandendo, e la velocità con cui avviene è in continuo aumento. Ma il fatto che si stia espandendo ci porterà a scontrarci con qualcosa di più grande, giusto? È improbabile che lo scopriremo mai, ma in tal caso cosa sarebbe? Un enorme muro di mattoni e poi niente. Un abisso che non porta da nessuna parte. La teoria più comune è che l'universo è modellato in modo tale da non poter avere limiti. Ma non è l'unica teoria. Ce n'è un'altra che è ancora più difficile da comprendere. L'universo è infatti infinito. E la nostra parte non è così unica. Significa che da qualche parte là fuori c'è qualcos'altro, o qualcun altro.
Magari persone uguali a noi ma più basse, altre che portano i capelli in modo diverso, altre invece identiche a noi. C'è anche una teoria chiamata del multiverso che ipotizza tanti universi più piccoli. E l'universo in cui viviamo è solo una piccola bolla tra altre bolle simili. Gli scienziati che sostengono questa idea sono anche sicuri che questi universi bolla possano entrare in contatto tra loro. Quindi la gravità inizia a fluire tra di loro. E quando due o tre universi si connettono, si verifica un Big Bang, proprio come quello che ha creato il nostro universo. Nettuno è il luogo più ventoso del Sistema Solare. Su di esso si muovono nubi di metano congelato a una velocità di 1900 km orari. Il nucleo di Nettuno è solido ed è costituito principalmente da ferro e altri metalli. La sua massa è 1,2 volte più grande di quella della Terra. La temperatura all'interno raggiunge i 4900 gradi centigradi. Gli astronomi credono anche che a una profondità di 7200 km potrebbe esserci uno strato di diamanti dove piovono, appunto, cristalli di diamante. Sulla Terra siamo abituati a un bellissimo tramonto dalle sfumature arancioni, rosse e gialle. Tuttavia su Marte il cielo normalmente rosso-rosato diventa blu quando il sole tramonta sotto all'orizzonte. È dato dal fatto che Marte sia molto più lontano dal Sole rispetto alla Terra, quindi la luce solare è meno intensa. La polvere fine nell'atmosfera marziana assorbe la luce blu e si sbarazza dei colori più caldi che vediamo tipicamente sulla Terra. Che sia blu o giallo, entrambi i tramonti sono spettacolari. Di circa un quarto delle dimensioni della Terra, la Luna è piuttosto grande rispetto ad altri satelliti nello spazio. Non c'è niente di simile a questa situazione in nessun'altra parte del Sistema Solare. Plutone ha una Luna grande quasi la metà, ma è più simile a un gemello che a un satellite. Ci sono più di 150 lune nel nostro Sistema Solare e quella della Terra è la quinta più grande di tutte. Potrebbe esserci un labirinto di cunicoli di lava sulla Luna. Non molto tempo fa, gli astronomi hanno ricevuto i risultati di una topografia lunare sotterranea. Hanno scoperto un'enorme grotta sotto alla superficie del satellite, lunga circa 50 km e larga circa 100. È probabile sia il risultato di un'attività vulcanica di 3 miliardi di anni. Dopo che i flussi di lava si sono induriti, hanno creato una spessa crosta dura all'esterno. Ma all'interno la lava continuava a scorrere, sciogliendo la roccia e formando tunnel e grotte. Gli innumerevoli pozzi sulla superficie lunare scoperti dalla NASA potrebbero essere le aperture dei tubi di lava. Non possiamo dissotterrare la maggior parte dell'oro terrestre. Il 99% di esso è finito al centro del pianeta diversi miliardi di anni fa, attratto dal ferro nel nucleo terrestre. Stiamo parlando di 1,6 quadrilioni di tonnellate d'oro, eh? Abbastanza per ricoprire l'intera superficie del pianeta con uno strato di 450 metri. E se tutti quei meteoriti non si fossero schiantati sulla Terra aggiungendo altro oro, sarebbe ancora più raro. Non molto tempo fa, gli astronomi hanno scoperto una massa enorme di una sostanza misteriosa. Era nascosta sotto la superficie del lato opposto della Luna. La sua massa era la stessa di un mucchio di metallo 5 volte più grande della Big Island delle Hawaii. Questo oggetto enigmatico si trova a quasi 320 km sotto un enorme cratere apparso sulla superficie lunare miliardi di anni fa e probabilmente ha qualcosa a che fare con una supercollisione. Potrebbe essere il nucleo di metallo dell'oggetto che all'epoca colpì la Luna. Gli scienziati non vedono l'ora di mettere le mani su questa scoperta, che potrebbe spiegare molte cose sul cratere del Polo Sud Aitken, il più grande conosciuto nel Sistema Solare. Se fosse sulla Terra, il suo bacino di forma ovale si estenderebbe da Washington DC al Texas. Nel 2011 gli astronomi hanno scoperto un enorme serbatoio d'acqua che galleggiava nello spazio attorno a un buco nero supermassiccio chiamato Quasar. Vapori d'acqua galleggianti sono stati trovati in tutto l'universo, ma non sono così comuni. Questo particolare serbatoio contiene circa 140 trilioni di volte la quantità d'acqua negli oceani della Terra. È una delle cose più antiche, più grandi e a più di 12 miliardi di anni luce di distanza. Una delle cose più lontane conosciute dall'umanità. Gli astronauti nello spazio possono perdere circa l'1% di massa muscolare ogni mese. Per evitare ciò, devono attenersi a una routine di allenamento di 2 ore ogni giorno. La Via Lattea e la galassia di Andromeda si incontreranno tra 3,75 miliardi di anni. Si stanno muovendo l'uno verso l'altro a una velocità vertiginosa. Quando le due galassie si scontreranno, formeranno un'enorme galassia ellittica. Io non ci sarò in quel momento.
Hai mai guardato il cielo notturno e provato a contare tutte le stelle? Sì, buona fortuna. La nostra galassia, la Via Lattea, ha circa 100 miliardi di stelle. Ma altre stime ne contano oltre 200 miliardi, dato che calcolarne l'importo esatto è un compito quasi impossibile anche per gli astronomi. E in tutto l'universo? Beh, ci sono almeno 1 miliardo di trilioni di stelle, ovvero 1 con 21 zeri dopo. Per fare un confronto significa che ci sono più stelle nello spazio di quanti granelli di sabbia su tutte le spiagge della Terra. Stai aspettando il pane che si cuoce in forno. Mentre guardi le stelle dalla finestra della tua cucina, ti chiedi: posso mandarlo nello spazio? E soprattutto, potrei mangiarlo se tornasse sulla Terra? Domande importantissime. Di solito, se diciamo pane, ci vengono in mente 2 cose. Ci vogliamo sopra il formaggio? E poi, mangiarlo. Pane soffice e caldo, appena uscito dal forno. Ok, concentrati. Come facciamo a mandare il pane nello spazio? Dato che la prima navetta spaziale della NASA è costata circa 49 miliardi di dollari, non credo che ci permetteranno di prendere in prestito un'astronave per la giornata, dato che potrebbero avere cose più importanti da fare. Lo so, è difficile credere che alcune persone non prendano il pane fatto in casa come noi. Non preoccuparti però, ci basterà un palloncino. Non il tipo di palloncini che siamo abituati a vedere in giro alle feste, dove ci sono pizza, pane da hamburger, pane da hot dog e torte. Niente, il pane per me è irresistibile. Comunque, il palloncino che serve a noi è un pallone sonda. Questi palloni sono progettati appositamente per raggiungere altitudini fino a 38 km e trasportano strumenti oltre la nostra atmosfera per inviarci informazioni su temperatura, umidità, velocità del vento e pressione atmosferica. Un meteorologo francese, tale Léon Tesserand de Bort, iniziò a sperimentarli per la prima volta nel 1896 e il suo lavoro portò alla scoperta della stratosfera. Mi chiedo se sarebbe orgoglioso di questi palloni che ora fanno da taxi extraterrestri per del pane fatto in casa. Forse no, ma sono sicuro che sarebbe felice di sapere che centinaia di persone in tutto il mondo fanno partire questi palloncini per fare esperimenti ogni 12 ore. La maggior parte delle organizzazioni standard ritiene che lo spazio inizi ufficialmente presso la linea di Kármán, completamente arbitraria, a oltre 100 km sopra di noi. L'invio del pane in orbita richiederebbe una velocità di decine di migliaia di chilometri orari. Senza la nostra navicella spaziale, che viaggia convenzionalmente a una velocità di circa 27.300 km orari, non saremo in grado di mandare il pane così in alto o di viaggiare a quella velocità. Ok, no, puoi ancora tenere la navicella. Sono felice del mio fantastico pallone sonda, che tra l'altro ci porterà ancora un terzo dello spazio, nell'area conosciuta come il confine dello spazio. Dato che l'atmosfera lassù è sottilissima, circa l'1% della pressione a livello del suolo, quindi non male come sostituto dello spazio per questo test. In ogni caso, non mi sono mai sentito a mio agio a trovarmi oltre 100 km di distanza dalla mia cena, quindi funziona bene se devo mettermi a dieta. Ah, le mie orecchie! Riesco già a sentirti davanti allo schermo. Ma di che parla questo tizio? Ho già visto cose tipo la pizza che vengono inviate nello spazio vero. Quindi perché accontentarci della linea di Kármán? Molte telecamere che riprendono quei video per documentare i viaggi spaziali usano un obiettivo fish eye che esagera la curva della Terra rispetto a come appare a quelle altezze, dando l'illusione che la fotocamera sia più vicina allo spazio di quanto non sia. Sono contento che abbiamo chiarito questa cosa. Certo però, ricominciamo. Se ti chiedo pizza o pane? Ok, muoviamoci. Ok, ora abbiamo il nostro pallone sonda, a cui abbiamo attaccato, nostro malgrado, il pane appena sfornato. È arrivato il momento del decollo. Lanciamo il pane in cielo e ci asciughiamo le lacrime dalle guance mentre lo guardiamo scomparire oltre le nuvole. In confronto a un razzo, il ritmo del nostro pallone è quello di una tartaruga e viaggerà a una velocità di oltre 300 metri al minuto. Quindi, ecco, un buon modo per distrarci dalla tristezza della partenza del nostro pane è chiederci cosa ci riserverà durante il suo viaggio. Ebbene, in 2 ore il nostro pallone sonda sale al di là delle nuvole, più in alto delle traiettorie degli aerei a reazione, passando attraverso lo strato di ozono nella stratosfera e raggiungendo altitudini di 35 km o più. Il pallone resisterà a temperature fino a meno 90 gradi centigradi, il che significa che faremo meglio ad avere un microonde a portata di mano se dovesse tornare da noi.
Il pallone si espanderà mentre sale, da 2 metri fino a 8 metri, perché la pressione dell'aria diminuisce a mano che sale nell'atmosfera. Quello che succede dopo sarebbe un'esperienza davvero soddisfacente se il mio amato padre non fosse messo a rischio. Il pallone scoppia. E proprio così il nostro panino inizierà la discesa dai cieli. Le condizioni del vento determinano quanto lontano il pane atterrerà dal sito di lancio, ma possiamo aspettarci che arrivi a non più di 120 km di distanza. Come nel caso degli esperimenti con i palloni meteorologici, al carico è attaccato un paracadute, che aiuterà a garantire il ritorno sicuro del pane dal suo migliore amico, cioè il mio stomaco. Alcuni dicono sia un'amicizia unilaterale. Anche se è il mio stomaco che attualmente emette versi da animale per fame, sono gli animali veri che ora rappresentano una minaccia come potenziali predatori, che potrebbero rubare la nostra cena. Gli ingegneri hanno progettato queste strutture per esperimenti come questo, con GPS e servomotore. Questo imballaggio si chiuderà su se stesso a circa 1000 metri dal suolo. Questo proteggerà il pane da punti di atterraggio indesiderati dalle fauci degli animali, aumentando notevolmente la probabilità di poter mangiare il pane se riusciamo a recuperarlo. In realtà, i palloni sonda usati per esperimenti stanno facendo più danni alla fauna selvatica e alla natura, piuttosto che aiutarla. Gli animali marini, come le tartarughe, spesso scambiano i resti delle sonde in acqua per meduse e li mangiano pensando di essersi procurati un pasto facile. Questo è dannoso per loro perché i componenti del pallone contengono gomma e acido della batteria. Sono state avanzate argomentazioni sul fatto che i test sui palloni sonda siano, in definitiva, un altro modo di inquinare. Insomma, tienilo a mente se vuoi inviare del cibo nello spazio in questo modo. Ecco! E ora la caccia è iniziata. Non per gli animali selvatici, ma per noi stessi. Che dici? Non ce la faremo? E rinunceresti a quel fantastico panino che hai lanciato al confine spaziale e che ora puoi recuperare? Pensi andrà perso? Non importa, come suggeriscono il paracadute e l'imballo protettivo. Noi non abbiamo fatto nessuno dei due. Per assicurarci di poter trovare il pane una volta atterrato, abbiamo attaccato dei localizzatori radio al pallone prima di lanciarlo, che inviano un segnale con una posizione GPS a terra, che viene poi inserita in una mappa, così avremo un'idea precisa di dove si trova il nostro pane. Mamma mia, amo la tecnologia! E proprio così, il momento è arrivato. Abbiamo trovato il nostro pane intatto e, dopo alcuni momenti di abbracci appassionati e carezze amorose, sono pronto per dargli un morso. Quindi, è valsa la pena aspettare? Com'è il sapore? Si può mangiare? Sì, si può. Ma il sapore? Non è eccezionale. In realtà, e nonostante l'abbia detto prima, ho dimenticato di portare il microonde. Il pane è stato congelato dalle temperature spaventose incontrate durante il viaggio. È ghiacciato, sì, al centro totalmente ghiacciato. Ma prima ancora di poterlo scoprire, noteremo che quando andiamo a staccarne un pezzo, non si stacca normalmente, bensì come se fosse un ramoscello. Possiamo anche sentire un click. Il mio pane caldo e soffice non c'è più. Faresti meglio a tenerlo per dessert nel caso in cui finisse in gelato congelato. Vabbè, buttiamolo nella spazzatura. Comunque è bello essere riusciti a inviare il pane ai confini dello spazio ed essere comunque riusciti a mangiarlo, vero? Prima di svenire per la fame, vado al supermercato per comprarne dell'altro, che sicuramente non manderò nello spazio. E tu? C'è qualche cibo che vorresti inviare nello spazio? Faccelo sapere nei commenti. Tutti a bordo! Questa è l'astronave intergalattica. La destinazione sul biglietto è un tour delle galassie vicine. Le grandi e piccole galassie di Magellano, la nebulosa di Orione, le galassie di Andromeda e del Triangolo e altre sorprese tra una tappa e l'altra. Biglietti, prego! Tenete presente che potreste provare una leggera sensazione di formicolio mentre entriamo nell'iperspazio. L'astronave e tutto ciò che contiene sta attraversando un cambiamento di fase dimensionale. Non c'è niente di cui preoccuparsi, il formicolio passa rapidamente. Ci dirigiamo verso la latitudine galattica di 180 gradi nord, come la chiamano i terrestri. Il nostro primo elemento di interesse sarà un'intensa regione di formazione stellare, nota come M42, la nebulosa di Orione. Ma prima una sorpresa da parte del capitano, che non si trova sull'itinerario. La nebulosa Testa di Cavallo è a babordo, ovvero alla vostra sinistra.
Il suo nome tecnico è M43. La stella neonata in cima alla testa del cavallo subisce un forte vento solare che sta deformando la forma della nuvola nebulare. Date un'occhiata ora, perché tra qualche migliaio di anni quei gas verranno completamente spazzati via dalla nebulosa a forma di stella che ha creato il nostro Sole. Già, addio! Fatta eccezione per i gas nebulari catturati da Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ok, uno dei nostri esploratori junior fa una domanda. Che significa la M in M42 e M43? Beh, la M sta per Messier. Mi raccomando, la pronuncia francese. Charles Messier, per la precisione, era un astronomo francese del XVIII secolo che ha pubblicato un catalogo di 110 oggetti sfocati visti attraverso uno dei primi telescopi. La nebulosa testa di cavallo è la numero 43 nella sua lista. Vedremo altre M nel corso del viaggio. Attenzione, ci avviciniamo alla nebulosa di Orione. I gas nella nebulosa possono sembrare meno colorati di quanto ci si aspetti. Questo perché siamo abituati a vedere foto telescopiche a lunga esposizione e foto modificate appositamente per evidenziare i diversi gas nella nebulosa. Per un'esperienza migliore è consigliato usare il paio di occhiali colorati forniti col kit di benvenuti a bordo. Entriamo. È una buona cosa che siamo nell'iperspazio. Mentre ci avviciniamo all'ammasso stellare del trapezio, la luminosissima stella Theta C emette un vento solare a 8 milioni di chilometri orari e scolpisce tutta la nuvola di gas e polvere, creando onde d'urto che comprimono le stelle vicine. Theta C è una stella gigante 200.000 volte più luminosa del Sole. Tra circa un milione di anni diventerà una supernova. Ossigeno, idrogeno e zolfo in stato ionizzato si illuminano come lampadine fluorescenti. Ossigeno blu, idrogeno rosso, zolfo verde e la polvere giallo-arancio. Mentre usciamo dalla nebulosa di Orione e sorvoliamo il piano galattico, vediamo i bracci a spirale della Via Lattea. Il nostro Sole, che non riusciamo a vedere da quest'altezza sopra la galassia, si trova nello sperone di Orione, tra il braccio esterno di Perseo e il braccio interno del Sagittario. Il centro della Via Lattea contiene una barra magnetica luminosa che svolge un ruolo essenziale nella formazione delle stelle. Le barre magnetiche si trovano in oltre il 70% delle galassie vicine. È il segno che sono galassie mature. Solo il 20% delle galassie lontane contiene barre magnetiche nei loro nuclei. Ah, il bar è aperto. Il nostro server H1 prenderà i vostri ordini. Questa è la galassia di Andromeda, molto, molto lontana, a babordo. E ora richiamo la vostra attenzione sulle numerose galassie nane, oltre 40, che popolano il nostro quartiere galattico. Ci stiamo dirigendo verso una di esse. La Grande Nube di Magellano, LMC in inglese, è una galassia satellite nana irregolare della Via Lattea, contenente circa 30 miliardi di stelle, con una regione dinamica di formazione stellare chiamata Nebulosa Tarantola, che attraverseremo a breve. Naturalmente, se c'è una Grande Nube di Magellano, ci deve essere una Piccola Nube di Magellano, o SMC. Eccola! Sotto e a sinistra dell'LMC. La Via Lattea alla fine fagociterà entrambe le galassie nane. Alcuni preferiscono la parola accrescerà, ma il risultato è lo stesso. Se usate di nuovo gli occhiali colorati, vi accorgerete che l'LMC ha rimosso un'enorme quantità di gas dall'SMC, perché nel corso di milioni di anni hanno interagito gravitazionalmente. Ehi, io mi intendo di gas. Stiamo uscendo dalla Via Lattea a una distanza di circa 50 kiloparsec, ovvero 50.000 parsec, o circa 163.000 anni luce. Cos'è un parsec? No, non è una marca di calzini. Un parsec sono circa 3,26 anni luce. Un anno luce sono circa 9,46 trilioni di chilometri. La parola parsec è una combinazione di due parole, parallasse e secondo. La parallasse è il cambiamento che un oggetto sembra fare se visto da due diverse prospettive. Guardando un oggetto con l'occhio sinistro e poi con l'occhio destro, vedrai che l'oggetto sembra spostarsi in parallasse. Quando un oggetto astronomico viene fotografato con la Terra su un lato del Sole e poi di nuovo, 6 mesi dopo, sull'altro lato del Sole, lo spostamento è misurabile in gradi d'arco, o minuti d'arco, o secondi d'arco, fino a millisecondi d'arco. Questo è il parsec,
una parallasse di un secondo d'arco, ovvero circa 3,26 anni luce. Ehi, che ne dici di una Giovanna d'arco? È così che si misurano le distanze in Francia? Dato che non puoi misurare un anno luce con un righello o un metro, il parsec serve a determinare la distanza da una stella o da un oggetto intergalattico in modo scientifico. Maggiore è la parallasse, più vicino è l'oggetto. Più piccola è la parallasse, più è lontana. Nel cuore della nebulosa Tarantola si trova l'ammasso stellare R136. Entro una distanza di un anno luce ci sono oltre 40 stelle, ciascuna con una massa oltre 50 volte quella del Sole. In confronto, non c'è un'altra stella entro 4 anni luce dalla nostra stella natale, Sol. E questa è una buona cosa. Possiamo vedere la supernova 1987A a ore 2 circa. Una stella gigante blu 100.000 volte più luminosa del Sole, che ha subito un'implosione del nucleo, diventando una supernova di tipo secondo 100 milioni di volte più luminosa del Sole. Ha lasciato dietro di sé una stella di neutroni annebbiata da polvere e gas e uno spettacolo di fuochi di artificio. 1987A si trova nella Grande Nube di Magellano ed è la supernova più vicina alla Terra dal 1604, quando apparve nella Via Lattea a circa 20.000 anni luce dalla Terra. Fu visibile di giorno per circa 2 settimane, più o meno. Dopo essere divenuta una supernova, perché era una gigante blu, sono aumentate le speculazioni sul fatto che la stella gigante blu Rigel, la stella del piede della costellazione di Orione, potesse diventare una supernova in un futuro non troppo lontano, o che fosse già una supernova. Rigel si trova a circa 860 anni luce dalla Terra, quindi, qualsiasi cosa le accada, ci vorrebbero circa 860 anni prima che venga notata sulla Terra. La supernova 1987A ha espulso gli elementi pesanti, come cobalto, nickel, ferro e silicati, più leggeri nella nebulosa Tarantola, dove formeranno i mattoni di base di stelle e pianeti. E ora il nostro cameriere gli offrirà degli snack a tema spaziale. Posso consigliarvi lo zucchero filato di Giove per i bambini a bordo? La tappa successiva è la galassia di Andromeda e dintorni. Guardate il suo alone, mentre ci lasciamo alle spalle la Via Lattea e i suoi 300 miliardi di stelle. Nell'alone galattico risiedono fino a 150 ammassi globulari, che orbitano in basso e attraverso il disco galattico e contengono alcune delle stelle più antiche dell'universo. Il modo in cui sono arrivati qui, nella nostra galassia natale, è oggetto di studio approfondito. Vedrete poi NGC 6822, una galassia nana irregolare e dritta. NGC sta per Nuovo Catalogo Generale di Oggetti Astronomici. Allora c'è un vecchio catalogo generale? No, c'è solo quello nuovo. Però esiste un Nuovo Catalogo Generale rivisto, a cui gli astronomi fanno regolarmente riferimento. Mentre passiamo NGC 6822, noterete che iniziano a formarsi una barra magnetica e delle chiazze luminose di nuova formazione stellare. Questa galassia è stata scoperta nel 1884 da E.E. Barnard ed è anche chiamata Galassia di Barnard. Barnard era un osservatore astronomico e sulla Luna c'è un cratere che porta il suo nome, come anche su Marte e su Ganimede, luna di Giove, un pianeta minore, 819 Barnardiana, e la stella con il movimento più veloce nel cielo, la stella di Barnard. Non molti hanno un nome così noto nello spazio come Edward Emerson Barnard. Avvicinandoci alla gigantesca galassia di Andromeda, con i suoi trilioni di stelle, visiteremo una delle galassie nane compagne di questa enorme galassia e costeggeremo il suo bordo occidentale. Si tratta di M110 o NGC 205. Sì, ha due nomi. Prima del suo genere, una galassia sferoidale nana di circa 3 miliardi e mezzo di masse solari, M110 o NGC 205, ha 8 ammassi globulari vicino al nucleo. Anch'essa verrà inghiottita o accrescerà la galassia di Andromeda. Potrebbe essere già stata privata di gran parte delle sue stelle e del suo gas, un fatto che spesso si evince dalla generale mancanza di formazioni stellari. Vi state divertendo? Ora la nostra ultima tappa. M33, la galassia del triangolo,
la terza e ultima galassia a spirale del nostro gruppo locale. Situata nella piccola costellazione del Triangolo, M33 è grande circa la metà della Via Lattea. La galassia del Triangolo si trova a 2,7 milioni di anni luce dalla Terra, ma è molto più vicina alla galassia di Andromeda e si sta muovendo verso di essa. Se le due galassie a spirale si scontrassero, il corso della galassia di Andromeda potrebbe alterarsi e impedire la collisione prevista con la Via Lattea. Ora un annuncio importante. Sul viaggio di ritorno serviremo la cena. Si può scegliere tra pollo e pesce. Ci auguriamo che il tour vi sia piaciuto. Ehi, se ci darete 5 stelle sul nostro sondaggio, potrete avere il dolce. Il viaggio nello spazio è migliorato molto da quando lo Sputnik è stato lanciato in orbita nel 1957. Da allora abbiamo inviato esseri umani sulla Luna, abbiamo creato la Stazione Spaziale Internazionale e abbiamo persino inviato navicelle spaziali robotizzate per esplorare altri pianeti. Ma c'è ancora molto da scoprire e da realizzare nello spazio. Quindi, quali sono i nostri piani attuali? Quali tecnologie stiamo sviluppando ora e cosa aspetta l'umanità nei prossimi 100 anni? Scopriamolo insieme! Prima di tutto, l'intelligenza artificiale. Fatto divertente, il mio insegnante di storia del liceo sosteneva che io avessi barato secondo i miei voti negli esami. Al momento, l'umanità è attivamente impegnata nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e abbiamo già realizzato un mucchio di progressi in questo campo. Con l'aiuto della IA saremo in grado di esplorare il cosmo come mai prima d'ora. Pensaci, l'IA può automatizzare e ottimizzare compiti come la pianificazione di missioni e l'analisi di dati. Ora gli astronauti umani possono concentrarsi su cose più importanti, come cercare civiltà extraterrestri. Inoltre, l'IA può controllare e operare astronavi a distanza, riducendo la necessità di missioni umane rischiose. E non è tutto! Questa tecnologia super intelligente può anche fornire prospettive e intuizioni uniche che gli esseri umani potrebbero non aver pensato. Ad esempio, telescopi alimentati dalla AI potrebbero setacciare i cieli e trovare oggetti celesti che gli umani potrebbero aver non notato. L'AI potrebbe anche aiutarci a capire i dati raccolti dalle sonde spaziali. In sintesi, l'uso della IA nell'esplorazione spaziale ci aiuterà a saperne di più sul cosmo e renderà l'esplorazione più efficiente ed economica. E questa non è l'unica cosa che ci aiuterà nella conquista dello spazio. In futuro ci saranno sempre più razzi riutilizzabili. Sono finiti i giorni dei razzi monouso. Oggi i razzi riutilizzabili stanno conquistando l'industria spaziale. Non solo risparmiano denaro, ma rendono anche i viaggi nello spazio più accessibili a un'ampia gamma di persone e organizzazioni. Ad oggi, l'azienda SpaceX ha creato un mucchio di razzi riutilizzabili, come il Falcon 9 e il Falcon Heavy. Hanno completato molte missioni di successo verso la Stazione Spaziale Internazionale e oltre. Anche Blue Origin ha compiuto grandi progressi nella tecnologia dei razzi riutilizzabili con il New Shepard. Sta addirittura pianificando di portare presto turisti in viaggio nello spazio. Va bene, quindi queste fantastiche tecnologie ci aiuteranno nel futuro. Ma cosa faremo dopo? Passiamo alla costruzione di insediamenti al di là della Terra. Colonizzazione dello spazio, arriviamo! La possibilità di stabilire colonie su altri pianeti, come Marte, è un sogno che ha affascinato gli esseri umani per decenni. E ora è finalmente a portata di mano. Ma prima di iniziare a fare le valigie, ci sono alcuni ostacoli che dobbiamo superare. Per cominciare, raggiungere Marte non è un'impresa facile. È un lungo viaggio che potrebbe richiedere mesi, se non anni. Quindi, prima di tutto, dobbiamo capire come mantenere gli esseri umani vivi e in salute durante il viaggio. Una volta arrivati là, ci confronteremo con ulteriori sfide. Le radiazioni e le estreme fluttuazioni di temperatura sono solo un paio di esempi. Vivere e lavorare nello spazio non è affatto facile. Dobbiamo assicurarci che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Non è che si può semplicemente andare al negozio per rifornirsi di ciò che serve. Quindi dovremo costruire sistemi per fornire cibo e acqua, creare qualche mezzo di trasporto avanzato e mantenere tutto in buone condizioni in qualche modo. Infine, non dimentichiamoci della cosa più importante, il denaro.
Costruire e mantenere un insediamento così lontano non è impresa facile e ci vorranno molte risorse e cooperazione per farlo succedere. Ma ci sono ancora grandi benefici nel vivere nello spazio. Si aprono molte opportunità per la ricerca scientifica e l'esplorazione. Saremo in grado di imparare di più sull'universo e sul nostro posto in esso. Allora, nessun sogno è troppo grande. Anche se è una sfida difficile, ha il potenziale di essere davvero gratificante per l'umanità. Ecco perché aziende private e agenzie spaziali stanno già lavorando a piani per inviare esseri umani su Marte e potenzialmente addirittura per terraformare il pianeta. Infatti, parliamo di questo. Terraforming, ossia il sogno di trasformare un pianeta sterile e inospitale in un paradiso abitabile. Sembra qualcosa uscito direttamente da un romanzo di fantascienza, vero? Ebbene, credeteci o no, utilizzando tecnologie avanzate e risorse, potremmo potenzialmente trasformare deserti come Marte in mondi bellissimi simili alla Terra. Ma anche qui abbiamo alcuni ostacoli da superare prima. Il terraforming non è esattamente un processo rapido. Ci vogliono tempo e risorse per apportare cambiamenti significativi a un pianeta. Ci sono anche alcuni dilemmi etici a cui pensare. Se iniziassimo a cercare di cambiare l'ecosistema marziano, potremmo potenzialmente sterminare tutte le forme di vita esistenti. Immagina se qualcuno facesse questo a noi. In realtà lo stiamo già facendo a noi stessi. E infine c'è il costo. Sarebbe una spesa importante e non è chiaro chi se ne farebbe carico. Probabilmente richiederebbe la cooperazione di paesi e organizzazioni. Ma anche con tutte queste sfide, questa è ancora una prospettiva emozionante. Chissà, forse un giorno saremo in grado di trasformare Marte in una meta vacanziera. E questo è solo l'inizio, perché non ci fermeremo su Marte. L'obiettivo successivo sono gli asteroidi ed altri corpi celesti. Immaginalo così. Stai fluttuando nel tuo abito spaziale, estraendo da un asteroide alcune risorse seriamente preziose. Trovi l'oro, o meglio, una luminosa vena di platino, e torni sulla Terra per venderlo e fare una fortuna. E con i soldi finanzi ancora più spedizioni di estrazione spaziale, diventando un magnate dello spazio. Ma seriamente, l'estrazione mineraria nello spazio potrebbe essere un cambiamento radicale per l'esplorazione spaziale e l'economia. Immagina di poter estrarre acqua dagli asteroidi per sostenere insediamenti umani su altri pianeti, o estrarre minerali rari da utilizzare nelle industrie ad alta tecnologia sulla Terra. I benefici economici potrebbero essere enormi. Certo, ci sono anche delle sfide da superare. Dovremo capire come estrarre risorse dagli asteroidi in modo sicuro e sostenibile. Dobbiamo anche assicurarci che l'estrazione di risorse nello spazio venga effettuata in modo etico ed equo. Ma una volta risolti i problemi, le nostre vite cambieranno per sempre. Quindi mettiamoci al lavoro. Ma una volta che avremo estratto tutto, cosa ci aspetta dopo? Ad esempio, cosa c'è oltre il nostro sistema solare? Viaggio interstellare e ricerca della vita. Abbiamo già fatto alcune scoperte sorprendenti nella nostra caccia alla vita extraterrestre. Ad esempio, gli atterraggi del Viking della NASA e la navicella spaziale Galileo ci hanno dato alcuni indizi a riguardo. Inoltre, nel 2022 abbiamo trovato tracce di materia organica negli ex laghi marziani. Non ne siamo ancora sicuri, ma forse un tempo Marte era tanto prospero quanto la Terra. Ma tutti sappiamo che la vera emozione risiede oltre il nostro sistema solare. Gli scienziati hanno già scoperto migliaia di altri esopianeti distanti. E alcuni di loro si trovano nella zona abitabile delle loro stelle, il che significa che potrebbero potenzialmente sostenere la vita. Quindi il nostro prossimo passo è inviare sonde o addirittura esseri umani lì. Immagina di essere la prima persona a mettere piede su un altro pianeta. Scoprire la vita microbica o forse addirittura una civiltà più avanzata. Parliamo di qualcosa fuori dal mondo. E forse un giorno viaggiare in un altro sistema stellare sarà come un normale viaggio in auto. Solo che invece di un minivan sei in una navicella spaziale. E invece di fermarti in un'area di sosta ti fermi su un nuovo pianeta. Sembra fantastico, vero? Al momento ci sono alcune idee su come potremmo rendere reali i viaggi interstellari. Una possibilità è l'uso dei wormhole. Questi ipotetici tunnel nello spazio-tempo potrebbero potenzialmente permetterci di coprire vaste distanze in un periodo di tempo più breve.
È come prendere una scorciatoia, tranne che invece di tagliare attraverso il cortile di qualcuno, stai tagliando attraverso le pieghe dell'universo. Piuttosto pazzesco, vero? Un'altra opzione è la propulsione ad antimateria. Questo involve l'uso dell'antimateria, che è la carica opposta della materia, come carburante per navicelle spaziali. Quando entra in contatto con la materia regolare, rilascia una enorme quantità di energia. Immagina che il serbatoio della tua auto sia riempito con l'antimateria invece della benzina. Sarà sicuramente un viaggio potente. Certo, ci sono ancora molte sfide da superare prima di poter rendere il viaggio interstellare una realtà. Speriamo che un giorno saremo tutti in grado di preparare le nostre valigie e salire su un'astronave per un viaggio tra le stelle. Comunque, il futuro dei viaggi spaziali sembra promettente. Con tutti questi progressi nella tecnologia, non vediamo l'ora di vedere quali imprese di esplorazione ci riserva il futuro. Sopravvivere nello spazio? Noi umani possiamo riuscirci, se equipaggiati a dovere. Le tute spaziali sono necessarie per sopravvivere al vuoto spaziale. Senza tute spaziali, gli astronauti sono confinati all'interno delle stazioni spaziali e in futuro nei moduli abitativi lunari o marziani. La NASA ha a disposizione vecchie tute spaziali pronte per le camminate spaziali o per le missioni di riparazione della Stazione Spaziale Internazionale. La NASA, con la sua missione lunare Artemis, sta progettando nuove tute spaziali unisex. Con un budget stimato di un quarto di miliardo di dollari, queste nuove tute risulteranno meno ingombranti di quelle vecchie e più alla moda. Ma oltre all'uomo, quali altre creature sono in grado di vivere nello spazio? Beh, tre animali sono stati mandati nello spazio e sono tornati sani e salvi. Andiamo a conoscerli. Due cani, Belka e Strelka, nel 1960 hanno trascorso un giorno in una navicella spaziale russa e sono finiti sulle prime pagine di tutti i giornali. Gli Stati Uniti hanno portato in orbita uno scimpanzé di nome Ham. Ham è rimasto nello spazio per 16 minuti. Quello che viene definito spazio è una zona che inizia a circa 100 km sopra il livello dell'oceano. Ham, con indosso la sua tuta, ha eseguito alla perfezione la procedura impartita. È stato persino inserito nella International Space Hall of Fame di Alamogordo, New Mexico. I tardigradi, invece, possono vivere nello spazio. I tardigradi, o orsi d'acqua, sono marroni e assomigliano a minuscoli grizzly. Sono una delle specie più piccole a essere dotate di zampe. Ne hanno ben 8. Solo alcune specie di tardigradi sono dotate di occhi. La loro dimensione media è di circa 0,5 mm, quindi è possibile osservarli con una lente d'ingrandimento. Basta cospargere un po' d'acqua su uno strato di muschio e verranno fuori. Prendendo come unità di misura la lunghezza del loro corpo, possono spostarsi di una lunghezza al secondo camminando e di due lunghezze correndo. Le uova dei tardigradi sono facili da individuare perché bianche e brillanti. L'Agenzia Spaziale Europea ha portato degli orsi d'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale, lasciandoli nello spazio per ben 10 giorni. Sono sopravvissuti senza aria, acqua, in un vuoto quasi perfetto, esposti alle radiazioni solari, al freddo e al calore estremo. Non sembra divertente, vero? Quando vengono inseriti in un contesto estremo, i tardigradi si affidano al loro esoscheletro per proteggersi. Come osservato in alcuni test di laboratorio, questo esoscheletro potrebbe sopportare una pressione immensa, pari a oltre 6.100 kg per centimetro quadrato. I tardigradi sono stati persino congelati per 30 anni e una volta riportati a temperatura ambiente si sono rianimati e sono riusciti comunque a riprodursi. Mentre cerchiamo la vita nello spazio o esploriamo Marte, queste forme di vita resistenti alle condizioni più estreme diventano essenziali da capire. Se riescono a sopravvivere a qualsiasi condizione ambientale, possiamo immaginare che ci sia vita ovunque nello spazio, giusto? Gli estremofili sono forme di vita che possono trovarsi in numerosi ambienti ostili, per esempio quelli di altri pianeti. La grotta di Movile, in Romania, potrebbe benissimo sembrare un ambiente alieno. Tutta la vita sulla Terra, sulla superficie della Terra, è basata sul carbonio. Gli atomi di carbonio agiscono da blocco universale a cui gli atomi di idrogeno, ossigeno e azoto si collegano per formare le molecole che compongono le cellule degli organismi viventi. Questo non succede nella grotta di Movile. Questa grotta è stata chiusa almeno 2,5 milioni di anni fa. L'acqua che risale
sale attraverso la roccia calcarea ha formato un lago, che consiste in un mix di acido solfidrico, estremamente velenoso e corrosivo, e ammoniaca. Quali forme di vita potrebbero vivere in questo brodo tossico? Quelle a base di zolfo. Un intero ecosistema che riesce a vivere senza luce né fotosintesi. La catena alimentare è basata sulla chemiosintesi batterica, microorganismi che mangiano sostanze chimiche a base di zolfo. Nell'ambiente decisamente ostile della grotta di Movile sono state trovate ben 33 specie di creature a base di zolfo: gamberi, scorpioni, millepiedi, lumache, eccetera. Questa grotta è un incredibile mondo alieno proprio nel sottosuolo terrestre. Se queste creature sono riuscite a sopravvivere in queste condizioni ambientali sulla Terra, cosa potremmo trovare nello spazio? Batteri. I batteri e i funghi possono vivere nello spazio. I batteri formano la base della catena alimentare. È stato dimostrato che sono in grado di vivere nello spazio quando negli anni 80 i cosmonauti della stazione spaziale Mir informarono il centro di controllo che una strana patina stava crescendo sugli oblò della stazione, riducendo la loro visuale della Terra. Dopo un'accurata ispezione, si scoprì che si trattava di batteri e funghi. La struttura degli oblò, realizzati in quarzo, veniva danneggiata dai microorganismi che crescevano sulla superficie. Anche alcuni cavi in rame erano stati danneggiati da una specie di funghi. Per finire, in alcune parti esterne della Mir è stata registrata anche la presenza di muffe. La stazione spaziale era sotto attacco da parte di microorganismi. Gli scienziati presero la cosa molto seriamente e iniziarono a indagare. Anche in un ambiente sterile come lo spazio, i batteri riescono a proliferare in assenza di altri microorganismi. Le radiazioni cosmiche, estremamente nocive per l'uomo, possono aiutarli a mutare e adattarsi alle condizioni dello spazio. I batteri sembravano avere una velocità di riproduzione più alta nello spazio che sulla Terra. Alcuni anni dopo, anche gli Stati Uniti decisero di condurre un esperimento batterico sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ricoprirono delle rocce con vari batteri e li alloggiarono fuori dalla stazione spaziale. Incredibilmente, molti dei batteri presenti sulle rocce resistettero alle condizioni estreme. Un ceppo chiamato OU-20 riuscì a sopravvivere oltre un anno e mezzo. Poi, il Giappone portò avanti un altro esperimento sempre sulla ISS. Il braccio robotico del modulo giapponese Kibo posizionò tre pannelli ricoperti con il batterio Deinococcus radiodurans, o più brevemente, D-radiodurans. Questo batterio riuscì a sopravvivere nello spazio per ben 3 anni. Lo scienziato a capo dell'esperimento giapponese calcolò che il batterio avrebbe potuto resistere circa 8 anni, un tempo abbastanza lungo per andare e tornare da Marte 4 volte. Questi esperimenti sollevano un paio di domande interessanti. Possiamo ipotizzare che la vita sulla Terra sia arrivata da un agente esterno? Più precisamente, potrebbe essere stato un meteorite con un batterio a far nascere la vita sulla Terra? Improvvisamente, quella che per anni era stata solo un'idea per film e racconti di fantascienza è diventata un'ipotesi plausibile, fino a quando non è stato trovato il meteorite marziano. L'Antartide è il posto ideale per cercare meteoriti a causa della calotta di ghiaccio che lo ricopre. Il ghiaccio nella regione di Allan Hills, in Antartide, è bloccato a causa della forma della montagna circostante. In questa zona il ghiaccio sublima, cioè passa dallo stato solido a quello gassoso, saltando quello liquido. Il processo di sublimazione lascia scoperti i meteoriti caduti nel corso del tempo nella regione. Cacciatori di meteoriti si muovono a bordo di motoslitte cercando questi reperti per raccoglierli, con le pinze, senza mai toccarli per non contaminarli, imbustarli, numerarli e registrarli, indicando la posizione e qualsiasi altra notizia pertinente. In questo modo è stato trovato il meteorite ALH84001, proveniente da Marte. Considerando che la Terra viene colpita da circa 17 meteoriti al giorno, moltiplicando questo numero per migliaia di anni, possiamo avere un'idea del numero complessivo. Quasi ogni angolo del globo è stato interessato da un impatto. A distanza di 11 anni l'una dall'altra, due case sulla stessa strada a Wethersfield, Connecticut, si sono ritrovate con i tetti perforati da rocce spaziali del peso di 500 grammi. Nonostante tutto, sono solo 126 i meteoriti identificati provenienti dal pianeta rosso. ALH84001 proveniva da Marte.
Gli scienziati lo sanno perché gli Stati Uniti sono atterrati su Marte e hanno analizzato la composizione delle rocce e della sua atmosfera. ALH84001 conteneva gli stessi gas dell'atmosfera di Marte e una composizione chimica simile a quella delle sue rocce. Il meteorite, però, conteneva anche qualcos'altro, una forma di vita fossilizzata. Ci si è chiesto a lungo se fosse o meno una forma di vita batterica fossilizzata o piuttosto un prodotto chimico. Gli studi condotti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale confermano che i batteri possono vivere a lungo nello spazio, quindi è del tutto possibile che alcuni batteri riescano a sopravvivere a un viaggio così incredibile. Il rover statunitense Perseverance, attualmente attivo su Marte, ha recentemente trovato molecole organiche nelle rocce marziane. Si tratta di atomi di carbonio e idrogeno. Solamente quando queste rocce arriveranno sulla Terra saremo in grado di stabilire con certezza se gli elementi contenuti siano stati prodotti da organismi viventi o da reazioni chimiche. Per scoprirlo dovremo aspettare il 2030. La ricerca della vita su Marte, però, continua. Gli studiosi sono convinti che Marte non sia l'unico posto dove è possibile trovare forme di vita aliene. Anche Europa, una luna di Giove, è un'ottima candidata. Interamente coperta da chilometri di spesso ghiaccio, Europa potrebbe avere un oceano di acqua salata sotto la calotta ghiacciata. La copertura isolante del ghiaccio, combinata con possibili processi termici interni al nucleo di Europa, potrebbe riscaldare l'acqua dell'oceano nascosto. La missione Europa Clipper si propone di cercare conferme a questa teoria. La sonda ospiterà a bordo 9 strumenti per l'osservazione e lo studio della luna gioviana. Nel corso dei 45 sorvoli programmati, verranno analizzate sia la struttura e formazione della superficie che la composizione chimica di quel misterioso materiale rossastro espulso sulla superficie di ghiaccio dall'oceano sottostante, per esempio. Cosa potrebbe essere? Una specifica miscela chimica? O una creatura marina invertebrata tipo gamberi e pesci? Una forma di vita simile a quella nella grotta di Movile? I resti di un narratore del lato positivo? Restate sintonizzati! Wow! Il telescopio James Webb ha completato il processo di apertura. Se ti piace l'astronomia e lo spazio, allora devi essere un fan del telescopio spaziale James Webb. Ed ecco perché. Innanzitutto, è enorme. Quanto? Beh, lo specchio principale è largo oltre 6,4 metri. Lo specchio del telescopio spaziale Hubble, il predecessore del telescopio James Webb, è largo circa 2,27 metri. Per fare un confronto, se mettessi i due telescopi l'uno accanto all'altro, sarebbe come mettere un cavallo accanto a un elefante. E gli elefanti sono enormi. E c'è un motivo per cui il telescopio James Webb è così grande. Deve essere così perché non è un telescopio ottico come lo sono la maggior parte degli altri telescopi. Anzi, è un telescopio a infrarossi. Infatti, vede il calore. La luce infrarossa ha una lunghezza d'onda più lunga della luce visibile, quindi necessita di uno specchio più grande per incanalare la luce. Dunque, cosa offre in più il telescopio James Webb? Beh, due cose davvero uniche. La sua tecnologia all'avanguardia e le incredibili missioni scientifiche. E sia le missioni che la tecnologia sono, diciamo così, fuori dal mondo. Questo telescopio è un classico esempio di ingegneria a servizio della scienza. Grazie alla sua potenza nel riuscire a catturare la luce, il telescopio spaziale James Webb sarà in grado di acquisire immagini di cose che non siamo mai stati in grado di rilevare prima, ma che abbiamo sempre voluto vedere. Cose come esopianeti, le prime galassie e stelle e pianeti che si stanno formando all'interno delle nebulose. Inoltre, siamo sicuri ci saranno molte sorprese. Il telescopio spaziale James Webb sarà in grado di usare diversi trucchetti tecnologici che gli permetteranno di fare molte scoperte scientifiche. È dotato di un coronografo e non uno qualsiasi. Grazie a questo strumento potremmo finalmente vedere le prime immagini degli esopianeti. Il coronografo blocca la luce puntiforme luminosa delle stelle con pianeti che le orbitano attorno. Senza il coronografo, la luce delle stelle sarebbe troppo luminosa per riuscire a intravedere questi pianeti. E questo perché i pianeti emettono luce che è migliaia di volte più debole di qualsiasi stella. Ma con il coronografo che blocca la luce delle stelle, gli esopianeti diventeranno visibili. E questo coronografo in particolare può bloccare la luce di un massimo di 100 stelle contemporaneamente. Quindi possiamo aspettarci di vedere uno sciame di esopianeti. Questo ci porta al prossimo gadget high-tech di cui il telescopio è dotato, uno spettrografo senza fenditura.
Solitamente gli spettrografi hanno una fenditura che consente a un frammento di luce di entrare e venire diffratta. La diffrazione è la dispersione della luce per rivelare lo spettro delle lunghezze d'onda dei componenti della luce. Il telescopio spaziale James Webb, però, è così sensibile che una sola scheggia di luce travolgerebbe il sistema ottico. Per questo motivo hanno installato uno spettrografo senza fenditure. La luce stellare viene catturata dallo specchio, che a sua volta ne filtra solo un punto e lo invia attraverso un cavo in fibra ottica nello spettroscopio. E a questo punto entra in azione il GRISM. Sir Isaac Newton usò un prisma per scoprire lo spettro della luce solare, chiamato anche RAGDAIV. Ma il telescopio James Webb usa un GRISM. Un GRISM è una combinazione di un prisma e un reticolo disposti in modo tale che la luce, a una lunghezza d'onda centrale prescelta, passi direttamente attraverso. Ciò significa che ha delle minuscole scanalature che diffrangono il punto luce che il grande specchio invia lungo il cavo in fibra ottica e nello spettrografo. La scienza della lettura di uno spettro di luce è chiamata spettroscopia. Analizzando gli spettri di luce degli esopianeti, il telescopio Webb determinerà quali gas si trovano nell'atmosfera dei pianeti, nonché la loro densità e persino la loro temperatura. Faremo passi da gigante. Saremo in grado di dire se un pianeta ha ossigeno, azoto o metano e altri gas che possono indicarci o meno la presenza di vita. E magari scopriremo un'altra Terra. Attualmente il telescopio James Webb è fermo in un punto ben preciso. A differenza del telescopio spaziale Hubble che orbita attorno alla Terra, il telescopio spaziale James Webb orbita attorno al Sole. Si trova in uno dei punti di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il Sole. È fermo e non deve nemmeno consumare carburante per mantenere la sua posizione. Quindi, mentre la Terra orbita attorno al Sole, il James Webb rimane fermo in un punto che orbita attorno al Sole. Ci sono 5 punti di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il Sole. Si chiamano punti di Lagrange, dal nome del loro scopritore Joseph Louis Lagrange nel XVIII secolo. Il telescopio Webb è fermo sul punto L2, il secondo dei 5 punti di Lagrange, che si trova a 1,5 milioni di chilometri nello spazio. E si trova qui perché deve osservare un punto di luce a infrarossi. Ma prima gli ingegneri devono ottenere o acquisire quello specifico puntino di luce. Per ottenere un punto di luce infrarossa, i 18 specchi esagonali dovevano aprirsi dall'interno del razzo Ariane che ha inviato il Webb nello spazio. E ora che gli specchi si sono aperti, devono essere regolati con una precisione a livello microscopico, in modo che tutti e 18 producano un'unica immagine. Diversi minuscoli motori sono collegati a ciascun segmento per riuscire a effettuare queste regolazioni. Questi motori, che devono essere attivati individualmente, faranno avvicinare gradualmente i segmenti dello specchio fino a formare una forma che assomiglia a un nido d'ape. È una parte fondamentale della missione e richiederà mesi prima di essere completata. Per allineare gli specchi in modo da produrre un singolo punto di luce, il telescopio spaziale James Webb non può oscillare, ma deve essere immobile. E ciò richiede altre due forme di tecnologia all'avanguardia, un parasole e un criorefrigeratore. Nello spazio fa molto freddo, ma la luce solare diretta produce molto calore. Pertanto il telescopio James Webb ha un suo parasole ultratecnologico. Ed è anche enorme! Sì, enorme come un campo da tennis. Ed è composto da 5 singoli strati di pellicola Kapton di appena un millimetro di spessore. Ogni strato deve essere allineato individualmente grazie a un sistema a 8 motori e 139 attuatori. Lo scopo del parasole è aiutare il telescopio a rimanere al fresco. E più al fresco rimarrà, meglio starà. E il criorefrigeratore serve proprio a questo. La temperatura può essere misurata in 3 modi diversi. In gradi Fahrenheit, dove l'acqua si congela a 32 gradi e bolle a 212. In gradi Celsius, dove l'acqua si congela a 0 gradi e bolle a 100 gradi. Ma nessuno di questi termometri ha un punto di partenza. Quindi Lord Kelvin, nel XIX secolo, ideò una terza scala di temperatura, la scala Kelvin, che parte da zero assoluto, la temperatura più fredda possibile. Il criorefrigeratore manterrà il telescopio a 7 gradi Kelvin, 7 gradi sopra lo zero assoluto. A questa temperatura il calore dei motori verrà eliminato e il telescopio sarà in grado di focalizzare la luce in un unico punto senza alcuna interferenza. Praticamente non ci sarà alcun movimento che potrebbe interferire con la qualità dell'immagine. Alla fine, dopo che sarà pronto, da remoto, potremo osservare le immagini infrarossi dal gigantesco specchio multisegmentato del telescopio. Ci siamo quasi. Un telescopio può raccogliere tutta la luce che vuole, ma alla fine deve anche essere in grado di rilevare ciò che ha raccolto.
Se la luce non viene rilevata, non può essere osservata. Ma ecco la soluzione: rivelatori a infrarossi. Il telescopio Webb ne ha 15. Il materiale semiconduttore di cui sono composti produce una leggera carica elettrica quando vengono colpiti da un fotone di luce infrarossa. I rivelatori a infrarossi del telescopio Webb possono produrre un'immagine ad alta definizione composta da 1 milione di pixel. Alcuni dei rivelatori possono addirittura produrre un'immagine di 4 milioni di pixel. Sono stati realizzati per resistere da 10 a 20 anni senza deformarsi o corrompersi, il tutto lavorando a 7 gradi sopra lo zero assoluto. C'è da dire che questi rilevatori sono una vera meraviglia ingegneristica. Ma cosa fotograferemo? Beh, anche le missioni sono all'avanguardia. 70 delle prime 280 osservazioni sono esopianeti. Ci sarà un'altra Terra tra questi? Quali di questi esopianeti saranno abitabili? Il telescopio Webb fornirà un'analisi spettroscopica dettagliata delle atmosfere di tutti questi esopianeti. Per la prima volta vedremo come appaiono gli esopianeti nella luce infrarossa. La cosmologia, o lo studio dell'universo, è la missione principale del telescopio Webb. Il suo obiettivo primario sarà quello di osservare le galassie che si allontanano così velocemente che la loro luce si estende nell'infrarosso. Saranno necessarie centinaia di ore per raccogliere la più debole luce infrarossa da queste prime galassie che si sono formate dopo il Big Bang. Riusciremo ad avere un'immagine dell'aspetto dell'universo quando era ancora agli esordi. Gli astronomi acquisiranno nuove informazioni sull'energia oscura che sta portando all'espansione dell'universo e quale ruolo giocano i buchi neri nella formazione delle galassie. Come parte della missione, il telescopio James Webb osserverà anche le stelle nella Via Lattea e nelle galassie vicine. Grazie alle immagini di sistemi solari che si stanno formando attorno a stelle appena nate, gli astronomi riusciranno a capire come si sviluppano i sistemi solari. Quindi i fatti sostituiranno la teoria e faremo dei grandi passi nella comprensione dello spazio. Il telescopio spaziale James Webb è un'impresa audace che cambierà per sempre la nostra conoscenza dello spazio. Stai galleggiando a circa 30 km sopra la superficie della Terra e ti stai godendo un'incredibile vista del nostro pianeta. Wow, stelle cadenti! Quel punto luminoso che si muove molto velocemente è la Stazione Spaziale Internazionale. A un certo punto, il cameriere ti porta da bere. Aspetta, perché c'è un cameriere? Beh, sei su un'astronave turistica. Molto presto tutti potranno volare nello spazio grazie a dei palloni giganti. Questa è Neptune, una capsula rotonda con finestre panoramiche e una vista a 360 gradi. A bordo, i suoi comodi sedili possono ospitare fino a 9 persone, 8 passeggeri e un pilota. Sotto l'unico ponte è situata anche una toilette. Come dicono i costruttori, è la toilette con la migliore vista dell'universo. C'è anche un vano bagagli per gli strumenti e le attrezzature sul tetto. Una connessione Wi-Fi permetterà persino lo streaming in diretta. C'è anche un vero bar. Space Perspective, i creatori di Neptune, prevedono di fissare il prezzo dei biglietti per i passeggeri a partire da $150,000. Tutto questo senza i motori a razzo? Questa capsula verrà portata a quell'altezza grazie a un pallone gigante, grande come un campo da calcio. Diamo un'occhiata alla piattaforma di lancio. I passeggeri entrano nella capsula. Gli ingegneri riempiono il pallone di idrogeno, un gas più leggero dell'aria, e il pallone comincia a sollevarsi. Quando la spinta diventa sufficiente, la capsula con i passeggeri decolla. La capsula e il pallone salgono con una velocità di 19 km orari, circa la metà della velocità raggiunta da un uomo durante una corsa e 2000 volte più lento del decollo di un razzo convenzionale. Quindi non ci saranno accelerazioni improvvise, vibrazioni o rumori come su un razzo. Sei arrivato a 13.000 metri, siete quasi a metà strada. A questa altezza volano gli aerei commerciali. Questa zona è la frontiera dove il tempo, in senso meteorologico, cessa di esistere. Niente nuvole, niente correnti o turbolenze, ma neanche ossigeno. Per respirare ti servirebbe una bombola. La capsula Neptune è pressurizzata, quindi continua a salire. Noti anche che il pallone è diventato più grande. Questo succede perché il pallone, a quota zero, è stato riempito con idrogeno. L'idrogeno faceva pressione sul pallone dall'interno, ma la pressione atmosferica spingeva sul pallone dall'esterno. La pressione però diminuisce con l'altezza dal suolo. L'idrogeno continua a pressurizzare il pallone dall'interno, ma ora niente gli impedisce di espandersi. Quindi il materiale del pallone deve essere in grado di resistere alla crescente pressione interna.
L'umanità lancia continuamente sonde meteorologiche attraverso questi palloni. Decollano e diventano più grandi man mano che salgono. Ma ad altitudini estreme, il materiale del pallone non riesce a sopportare la pressione e scoppia, facendo cadere la sonda. Nessuno vuole che questo accada con la capsula Neptune. Abbiamo dei passeggeri a bordo. Essa quindi si stabilizzerà a una quota inferiore. In caso di emergenza, Neptune ha un paracadute che le consentirà di atterrare in sicurezza. È già dispiegato e attaccato a uno dei cavi che la legano al pallone. In caso di imprevisti, il paracadute si aprirà istantaneamente e la capsula inizierà la sua lenta discesa. L'intera procedura di decollo dura 2 ore per raggiungere la quota di 30.000 metri. Nella storia dell'umanità, solo una ventina di persone hanno raggiunto la stratosfera in mongolfiera. La capsula è sospesa in aria. Da questo momento, tutti i passeggeri hanno 2 ore per ammirare la curva della Terra, scattare un numero imprecisato di selfie e rilassarsi. È possibile anche notare una striscia blu sulla superficie del pianeta. È l'atmosfera. Se guardi in alto, puoi vedere il più bel cielo stellato della tua vita, perché a questa altezza non ci sono nuvole o inquinamento luminoso, tipico delle grandi città. Le stelle sono osservabili in tutto il loro splendore. Per la stessa ragione mandiamo i nostri telescopi a questa altezza. Sono passate 2 ore, è il momento della discesa. Anche questa procedura è lenta e delicata. Il pallone viene abbassato, la pressione atmosferica comincia a premere di nuovo, riducendone le dimensioni. La capsula atterra sull'acqua. La forma conica sul fondo è progettata per smorzare l'impatto, in modo che tutto avvenga dolcemente e senza intoppi. Dopo una discesa di 2 ore, Neptune tocca l'acqua. Una nave si avvicina alla capsula, prende i passeggeri a bordo e li porta a riva. Recupera anche la capsula che verrà riutilizzata per altri viaggi nella stratosfera. Il pallone, invece, non può essere utilizzato per un nuovo viaggio. Una volta arrivati a terra, finisce anche il viaggio per i passeggeri. La prima persona a salire nella stratosfera con un pallone aerostatico fu lo svizzero Auguste Piccard, che progettò una gondola circolare a tenuta stagna in grado di ospitare 2 persone. La gondola era attaccata a un enorme pallone grande come un campo da basket. Come per Neptune, il pallone era pieno di idrogeno. Nel maggio 1931, Auguste Piccard e Paul Kipfer iniziarono la loro ascesa. Man mano che guadagnavano quota, scoprirono diversi problemi. La tenuta della capsula era pessima. L'aria fuoriusciva, ma riuscirono comunque a risolvere il problema. Durante la loro salita, la temperatura esterna scendeva sempre di più, al contrario di quella interna, che arrivava a sfiorare i 38 gradi centigradi, perché l'equipaggio non poteva controllare la valvola di rilascio dell'aria. La sensazione era simile a una passeggiata in un deserto bollente. La gondola di August raggiunse un'altitudine di quasi 16.000 metri, circa 5.000 metri più in alto della quota di volo dei moderni aerei commerciali. 17 ore e mezza dopo il lancio, August atterrò con successo. Durante questo e altri voli, lo scienziato riuscì a raccogliere molti dati sui venti in questi strati dell'atmosfera e sui raggi cosmici. Fu anche la prima persona a inviare un segnale radio alla Terra da una tale altitudine. Più tardi, Auguste Piccard utilizzò l'idea di una gondola completamente ermetica per immergersi a profondità estreme. Creò un batiscafo capace di scendere fino al punto più profondo del nostro pianeta, la Fossa delle Marianne. Anche se Neptune è più avanzata, non può ancora volare nello spazio. Non può nemmeno avvicinarsi. Auguste Piccard è riuscito a volare dove Neptune non può arrivare. Questa è l'altitudine massima di Neptune, ma lo spazio è molto più in alto. Ecco la linea di Karman, circa 100 km sopra il livello del mare. È considerato il confine del nostro pianeta. I turisti a bordo di Neptune non potranno sperimentare neanche l'assenza di gravità. Ma se vuoi diventare un turista spaziale e muoverti a gravità zero, esistono altre opzioni. Spaceship 2. Si tratta di un veicolo spaziale suborbitale, riutilizzabile con equipaggio. Il viaggio inizia su una normale pista aeroportuale, proprio come un aereo commerciale. Qui è possibile ammirare l'insolito velivolo White Knight 2. Lungo come un campo da tennis, consiste di 2 fusoliere. Per questo motivo ha un'apertura alare estesa come un campo da calcio. Il nostro Spaceship 2 è agganciato tra queste fusoliere. Il White Knight 2 decolla come un normale aeroplano e raggiunge un'altitudine di circa 20 km. Poi Spaceship 2 si sgancia e inizia un volo autonomo verso l'alto. Questo piccolo veicolo spaziale, che ha le dimensioni di una piscina, è controllato da 2 piloti e trasporta 6 passeggeri. Accensione!
Il motore a razzo è partito e l'astronave comincia a guadagnare quota. I piloti e i passeggeri sono già arrivati a circa 85.000 metri sul livello del mare, quasi tre volte più in alto del pallone di Neptune. I passeggeri hanno potuto sperimentare l'assenza di peso. Dopodiché la Spaceship 2 ha cominciato a rientrare verso la base. I piloti non hanno più acceso i motori, hanno semplicemente planato nell'aria. La navicella ha estratto il carrello ed è atterrata sulla pista come un normale aereo. Il creatore di questa compagnia, che possiede Spaceship 2, prevede di aumentare il numero di voli turistici nello spazio. Il biglietto per una simile esperienza partirà da $450.000, tre volte quello del volo su Neptune. Se queste cifre non fanno al caso tuo, abbiamo un'altra opzione per volare nello spazio. Ecco la navicella New Shepard. Un modulo di propulsione e una capsula per l'equipaggio. Si lancia proprio come un razzo convenzionale, decollo verticale, accelerazione rapida e alte pressioni sul corpo. Il modulo di propulsione aiuta la capsula a raggiungere una velocità di circa 3600 km/h. A quella velocità sarebbe possibile attraversare gli Stati Uniti, da costa a costa, in appena un'ora. Il razzo booster è salito a un'altitudine di 105 km. A questo punto la capsula dell'equipaggio si sgancia e raggiunge un'altitudine di 107 km. I quattro passeggeri a bordo sperimentano per diversi minuti l'assenza di gravità. A questo punto il veicolo di lancio scende a terra con successo. Pochi minuti dopo, la capsula dell'equipaggio inizia la discesa. Tre paracadute vengono estratti per rallentare la discesa. Solo pochi metri prima di toccare il suolo, la capsula accende i motori a razzo per rallentare e rendere l'atterraggio il più morbido possibile. Puoi diventare un turista spaziale e sperimentare l'assenza di peso su questo razzo per soli $250.000.